a Pizza Show Perrella 2021, Andrea Cucciniello. Buongiorno. Ciao Andrea, ben arrivato. Allora, qual è la pizzeria che rappresenti e dove si trova? La pizzeria si trova ad Avellino, in via Campale 55, eh? I Resilienti Pizza e Fritti d'Autore. Perfetto. Senti, qual è la farina che utilizzate in pizzeria? La farina utilizziamo un molino di Gevano, un blend di 4 tipologie, oro fibra 1, oro fibra 2, Vera Napoli e Costilla. Ok, quindi una tua composizione di farina. Il mio blend è molto personale. Allora, quali sono le ragioni che ti ha portato a scegliere questo tipo di farina nella tua pizzeria? Io collaboro con Vigevano da molti anni e la cosa che a me piace molto è che è una farina molto costante, molto saporita e dà soddisfazione anche al cliente finale che la consuma. Ok, allora se ci dici adesso qual è la pizza che hai portato a Pizza Show. La pizza che presento oggi è la Pizza Love, che è partita sul nuovo menù estivo, che in italiano pizza pace e amore. In italiano è pace e amore. Pace e amore. Che è con una crema di piselli freschi, guanciale croccante e provola affumicata, all'uscita del terribile confit e cialde di grana. Una pizza molto simpatica, giovane, fresca, divertente e gustosa. Allora, ce l'hai illustrata, allora non vediamo l'ora di vederla, se ce la prepari, grazie. Provvedo subito. Allora, io nel frattempo, mentre tu incominci a preparare l'impasto e a stenderlo, approfitto della presenza sempre di Raffaele Bonetta, pizza special di Perrella, per fargli una domanda in merito a quello che abbiamo sentito da Andrea in questo momento, ci ha raccontato il fatto del blend, cioè questo blend particolare. Questa miscelare le farine è una cosa che tu trovi anche in altri pizzaioli, è un modo che sta cercando Brand di dare un modo diverso di impostare Brand anche gli impasti. Assolutamente sì, io come tutti i nostri clienti da Andrea ci sono stato e gli faccio pubblicamente i complimenti perché il suo prodotto è, mi piace definirlo, un poco anticonformista, esce un poco dai canoni della pizza standard, difficilmente troveremo l'utilizzo di farine di tipo 2 in un impasto di napoletano simile napoletana. Sì, assolutamente sì, si tende a personalizzare il prodotto e quindi è bello ritrovare in una pizza l'identità del pizzaiolo, questo è molto bello. Ok, allora questa è una conferma importante. Grazie. Da parte di Raffaele. Allora io adesso continuiamo a vedere la pizza che ho adagiato un po' di crema di piselli, un po' di guanciale che diventa croccante in forno e rilascia tutto il suo sapore in cottura, un po' di provola affumicata con la dolcezza della crema di piselli. Ragazzi, dobbiamo fermarci. Guarda, quella è finita la crema di piselli. Ok. Da dove? La crema di piselli, ok. Tu mi dici che sto mettendo. Sì. Grazie. Allora, hai aggiunto praticamente la crema di piselli? Sì, ho adagiato un po' di crema di piselli, il guanciale che in cottura va a lasciare la sua sapidità, diventa croccante, quindi anche più piacevole al morso, un po' di provola affumata, perfetto. Poi riuscita, vedremo gli ingredienti finali. Perfetto, allora la pizza è pronta per essere infornata, avendo sempre il supporto di Raffaele Bonetta, che è il nostro fornaio di eccellenza e di eccezione. Allora la pizza viene stesa sulla pala e viene infornata al forno. Giusta preparazione, aggiunta di qualche tocchetto di provola e andiamo al forno. Perfetto. Adesso che ci stiamo guardando praticamente la pizza che come al solito all'interno del forno subisce lo shock termico e comincia praticamente a dare e a formare il cornicione, i suoi colori, tutto quello che noi siamo abituati poi a vedere una pizza mostrata a piatto. Stiamo seguendo un po' il meccanismo di costruzione del piatto della pizza e che, come diceva praticamente, il meccanismo è molto spesso legato anche alle tradizioni campane. Io penso che Raffaele questa pizza ricordi un po' qualcosa di
rispecchia la tradizione campana, anche assolutamente, ha sì, un nome americano, insomma, però ha qualcosa che ricorda un po' la pasta e piselli. Assolutamente sì, anzi il nome secondo me funge da depistante, quindi non avere l'azzardo di voler scherzare con la tradizione, però è molto interessante, molto bello. Sì, sì, assolutamente. Allora, un'altra caratteristica che sta cambiando un po' nell'ambito della pizza è anche il concetto della cottura, no? Cioè il concetto della cottura, questi impasti che sono idratati un po' di più richiedono una quantità di cottura in più. Assolutamente sì, diciamo che oggi rispetto a qualche decennio fa ci stacchiamo dai canonici 60-90 secondi per avere un prodotto che non ha uno standard di cottura ben preciso, ma sappiamo che se un impasto del genere, che idratazione è dato, André? 74% rispetto a un impasto molto idratato, abbiamo necessità di prolungarci nel forno, altrimenti possiamo dare un prodotto crudo a tavola. Perfetto, allora abbiamo, ed è spettacolare questi colori, questi contrasti, la pizza uscita dal forno, adesso andiamo a completare con datterini confit. Allora, datterini confit. Sono dei datterini freschi cotti 2 ore a forno a 100 gradi con agrumi, zucchero di canna, uno spicchio d'aglio e un po' d'olio. Perfetto, allora adesso stiamo aggiungendo i confit. Vanno a dare un'ulteriore dolcezza e freschezza alla pizza con gli agrumi. Perfetto, adesso un po' di cialda di grana. La cialda di grana, molto carina, gli diamo anche un po' d'altezza, che è molto particolare. Molto carina. L'ultimo elemento, l'olio Barone del Cilento. Perfetto. Allora, la pizza è molto bella, molto ricca di colori, io non vedo l'ora di poterla assaggiare. Ecco, aggiungiamo anche il basilico. Nel frattempo, quindi, praticamente che noi siamo pronti per assaggiare questa pizza, questa tua creazione, grazie, io chiamerei il nostro beer specialist Perrella, Giovanni Nocera, per avere la giusto sì, abbinamento. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno, il giusto abbinamento con la birra. Che cosa Giuseppe, per questa pizza proporrei una birra bionda del Brenta, del birrificio Fratelli Perrella. Un'alta fermentazione rifermentata con un gusto abbastanza morbido e lieve note di luppoli dati dalla diversa varietà di luppoli utilizzati. Quindi una compensazione fra dolci e amari. Perfetto, allora penso che l'abbinamento sia perfetto. La pizza è meravigliosa, grazie. Non resta altro che augurare al nostro cliente Andrea Cucciniello la maggiore fortuna del mondo per questo anno che sta per arrivare e nel frattempo augurarci di poterti riavere di nuovo da noi nel senza nuovo pizza dubbio show Perrella 2022. Senza alcun dubbio, grazie mille a grazie tutti, a Peppe Perrella e ai fratelli e a tutti loro che mi hanno assistito oggi, Raffaele, Giovanni. Grazie. Ciao. Pizza Show Perrella 2021, Gaetano Paolella. Salve, buon pomeriggio a tutti. Perfetto, Gaetano, qual è il nome della pizzeria? Il nome della pizzeria porta il mio nome, Gaetano Paolella. Assolutamente, non avevi pensato altro. Dove si trova la pizzeria? Ci troviamo ad Acerra e Pomigliano. Ad Acerra ci sono due sedi, sia la Sporto che la Sala, e a Pomigliano ci abbiamo solamente posti a sedere. Qual è la farina che hai scelto di avere nella tua pizzeria? La nostra farina che abbiamo scelto oggi appartiene al mulino Casillo. Perché abbiamo scelto questa farina? Abbiamo scelto questa farina perché oggi è l'unico mulino in Italia che fa una lavorazione di questa farina in un modo molto particolare. Mentre gli altri fanno una lavorazione, macinano quintali di farina, mulino Casillo lentamente. Questa è la nostra farina, questo è il nostro sacco. Insacchiamo poca ma buona. Allora, questa è una novità, perché ha colto una
particolarità della Mulino Casillo che io non avevo ancora sentito in Pizza Show, ed è una realtà che io volevo sentire te e Raffaello, perché mi ha colpito in modo particolare questo fatto di macinare lentamente la farina. Assolutamente sì, noi da poco abbiamo iniziato una collaborazione come con tanti altri mulini di altissimo spessore che abbiamo nel nostro portafoglio. Abbiamo iniziato questa collaborazione col Mulino Casillo, che ha effettuato un completo rebranding del proprio marchio, dove tutto quello che è stato Casillo fino a ieri è stato praticamente tranciata una linea netta, e sono partiti con una linea di farine nuovissime. Hanno fatto delle linee speciali, hanno fatto una linea pizzeria e hanno dedicato un mulino interamente per la macina di questo tipo di lavorazione. Quindi è vero quello che sta dicendo Gaetano Paoletti? Sì. Perfetto. Allora, Gaetano, qual è la pizza che porti a Pizza Show quest'anno? Portiamo la pizza, ti dico il nome direttamente, la chiamiamo Alleria perché allegria, io mi reputo sempre allegro, sempre, e poi la facciamo anche in onore del nostro Peppe, perché Peppe è sempre allegro. Qualcuno dirà: chi è Peppe? Lo conosciamo tutti quanti, chi Peppe? Di chi Peppe parliamo? Sì, c'è un unico Peppe, in assoluto, praticamente quando siamo a Pizza Show c'è un unico Peppe che identifica praticamente i fratelli Perrella. Certo. Ci sono anche altri, ma lui è quello che prende giustamente. Lui è l'amico dei pizzaioli. Perfetto. Allora, com'è fatta questa allegria? Mettiamo un pomodorino giallo del Piennolo, la possiamo chiamare sia paccatella che pomodorino giallo e rosso. Mettiamo un pesto di pomodoro secco all'aglio orsino, poi all'uscita del buon guanciale di maiale e delle scaglie di provolone del Monaco. Perfetto, la composizione è molto particolare, questo abbinamento di questo pomodorino all'aglio orsino darà un gusto particolarissimo, io non vedo l'ora di realizzarla questa pizza, quindi se ce l'hai cominci a preparare. Andiamo alla realizzazione, certo. Allora, è inutile dire che Gaetano Perrella è un personaggio un po' particolare nell'ambito della pizzeria, perché copre tutti i vari settori, cioè va dall'asporto alla pizza di sala e ultimamente addirittura praticamente si è organizzato per fare il catering, quindi veramente ci divertiamo un po'. Vedi, è il tuo concetto dell'allegria, insomma, questo è il meccanismo. Allora, abbiamo steso la pizza e incominciamo adesso a prepararla, quindi aggiungiamo il pesto di pomodoro all'aglio orsino, pomodori secchi. È molto carino come concetto questo contrasto, poi di avere, diciamo, un po' i colori che ti rendono la pizza già allegra. Quando ti arriva al tavola tu dici: wow, che bei colori. Perfetto. Basilico, allora, lo mettiamo in cottura perché mi piace di più. Ecco, questa è un'altra cosa, per esempio, Raffaele, il concetto del basilico in cottura e quelli che la mettono fuori dalla cottura. Questa è una vecchia tradizione dei pizzaioli napoletani, no? Quindi volevo sapere un po' il tuo parere su questo. Diciamo che è un'erba aromatica e i 500 gradi del forno non valorizzano proprio appieno questa. Però Gaetano Perrella fa un'operazione molto interessante, va a schermare con il frigo, quindi da questo sotto di a protezione di quest'erba, così in modo che non si bruci, insomma, esatto. Quindi non abbia quel sapore amaro e poi quasi scompare, si diventa rigido, invece in questo caso riusciamo ad avere la foglia ancora umida. Perfetto. Allora, coadiuvato da Marco Virtuozzo, allora, che si occuperà di fare la cottura, Gaetano stende la pizza sulla pala e eccoci la qua. Mettiamo a forno. Allora, io nel frattempo la pizza cuoce e quindi praticamente assume i colori e si cresce il cornicione. Ti chiedo due cose, Gaetano. Prima, se la tua pizza è una pizza con un cornicione molto sviluppato, molto... Dipende dalle situazioni e dalle circostanze. Ti dico in breve, se noi andiamo in un evento, cerchiamo una pallina che sviluppa tutto nel cornicione. Cerchiamo gli alveoli, perché dobbiamo dimostrare alle persone la reazione che avviene all'interno del nostro panetto quando è in cottura. Invece quando la serviamo ai tavoli è lo stesso panetto, solo che andiamo un po' a schiacciare il cornicione. Perché? Perché vogliamo che la gente mangia tutta la pizza, la mangia a prescindere.
è una cosa che ti arriva con un cornicione di 5 cm, è una cosa che ti arriva con un cornicione di 2 cm. Certo. L'effetto wow ti arriva sempre. È chiaro. Quando la mangi e si scioglie al palato, tu dici sempre wow. Adesso cornicione alto, cornicione allora, basso. Tu sei una persona che, come dicevo prima, io ti conosco, quindi, ti conosco bene, sei una persona che oltre ad avere praticamente la pizzeria seduta, no? Cioè dove io mi posso accomodare, hai anche quella da sport, e che è un po' l'emblema di cui sono iniziate tutte le pizzerie, no? Cioè il meccanismo popolare. Sono nato con la sport. Perfettamente. Diciamo un termine, volgarmente mi reputo un carrambato della sport. Bene. Perché la sport vuol dire essere, avere una corazzatura di ferro addosso. Perché i numeri perché sono. I numeri sono ringraziando a Dio, i numeri sono elevati. La maggior parte del popolo ad Acerra, mangiatori di pizza. Certo. Ci sono clienti anche 3-4 volte a settimana. Mamma mia. È una bella soddisfazione. È una bella soddisfazione. Approfitto per spezzare una lancia. Noi, bellissima, bei colori, molto molto bella. Approfitto per spezzare una lancia su Gaetano. Noi abbiamo una buona fetta dei nostri clienti. Abbiamo un rapporto che ci lega esternamente a quello che possa essere il mondo pizza e il mondo della pizzeria. E Gaetano è una persona, è un professionista che è sempre stato molto molto umile nonostante il lavoro che ha fatto e che sta facendo. È una persona che non ha mai rinnegato il lavoro da sporto. Bravo, questa è una cosa molto bella. Lui ne fa veramente un vanto. Esatto, un vanto. È molto bello. Eh sì, molto, eh sì. Molto bello. Eh sì, perché praticamente diciamo che in questo momento, in questo periodo, solo la sport ha garantito praticamente la pizza. E questa è una cosa molto bella. Allora, peccato che non riuscite a sentire gli odori dalla. Gli odori non ci stiamo preparando. Diamo tempo a Peppe, di cui parlavamo prima, ci arriveremo anche a Peppe non mancherà come fare. Allora, nel frattempo abbiamo aggiunto gli altri elementi. Sì. Quindi abbiamo aggiunto praticamente le scaglie e. Le scaglie e il lardo. Perfettamente. Allora, la pizza è meravigliosa, come dicevamo prima, i colori sono spettacolari. Io prima di assaggiarla, e non vedo l'ora di farlo, ormai sto diventando grasso, mangiando. Allora, l'importante è fare un giusto abbinamento con questa pizza. Per cui chiamerei il beef specialist di Perrella, Giovanni Nocera, sì, perché ci proponga il giusto abbinamento su questa pizza. Sì, Giuseppe, per questa pizza proporrei l'ambrata del Brenta, del birrificio Fratelli Perrella. Una birra dal gusto piacevole, morbido, dall'aroma abbastanza intenso e di malto caramellato. 5 gradi e 6, bella birra da bere pienezza. Allora, i tuoi consigli sono sempre apprezzatissimi e azzeccatissimi. Per cui praticamente con questo grande consiglio, con questa grande pizza, il mio augurio è solo praticamente di rivederlo e subito con lui, con tutta la sua gruppo, ormai sempre più sviluppandosi nell'ambito praticamente della pizza in tutti i suoi contesti, e avere di nuovo con noi Gaetano Paolella nella prossima edizione di Pizza Show Perrella 2022. Un grande augurio a tutti e grazie per essere stato grazie. Con noi. Grazie a voi. A Pizza Show Perrella 2021, Raffaele Longobardi. Benvenuto. Allora, Raffaele, qual è la pizzeria che rappresenti e dove si trova? La pizzeria in diametro 3.0 si trova a Casoria, Viale Michelangelo 9. Perfetto. Allora, qual è la farina che utilizzate all'interno della vostra pizzeria? La costiera del mulino Vigevano. Ottimo, perché hai scelto questa farina? È una farina di ottima qualità e la sua fa differenza tra il sapore e i profumi. Ti trovi bene? Cioè piace alla gente che vengono da te? È profumata, è saporita. Perfetto. Allora, qual è la pizza che hai portato oggi qui a Pizza Show? La Vesuvio. La pizza Vesuvio. Si chiama Vesuvio, fa con pesto di basilico, pomodorini gialli del Vesuvio, salsiccia di maialino nero casertano,
fior di latte, poi all'uscita ciliegine di mozzarella di bufala. No. Sì, io leggo qui praticamente zizzelle di bufala, sarà simpatica questa cosa, è un modo diverso di indicare praticamente. Sono delle palline di mozzarella di bufala. Perfetto, allora io direi praticamente, dopo che ce l'hai fatta vedere, cioè ce l'hai illustrata, di realizzarla. Inizia pure. Ci siamo. Allora, Raffaele, io approfitto sempre di te, Raffaele, certo. Lo pizza specialista Perrella, io approfitto di te per, mentre lui lavora, per fare delle considerazioni. Lui chiaramente, adesso abbiamo visto, ha elencato tutta una serie di ingredienti, no? Adesso praticamente gli ingredienti sono legati al territorio. Perrella di suo ha un brand molto importante, certo, che è Artigiani del Gusto, una selezione di cui io mi vanto di essere responsabile, e quindi praticamente in questa selezione ci sono tutta una serie di prodotti in esclusiva che per lei praticamente è legata al territorio. Ecco, questo meccanismo di selezione, di scelta, di realizzazione di prodotti particolari, come lo vedi nell'ambito della pizza napoletana contemporanea? Il meccanismo di Artigiani del Gusto credo che possa essere, senza accettare la mia presunzione, un vanto per l'azienda. Possiamo vantare prodotti del territorio, possiamo vantare etichette a volte anche quasi andate un po' nel dimenticatoio, prodotti di nicchia, prodotti con piccole produzioni, piccoli produttori, e questo per l'azienda Perrella in primis, ma per tutto l'ambiente che può attingere a questo paniere, credo che sia un parametro di assoluto valore. Perfetto, questo è sicuramente un'indicazione molto molto importante che io condivido pienamente, anche perché essendo selezionatore del paniere ci tengo in modo particolare, ed è stata una cosa che Perrella ha voluto tanti anni fa, Giuseppe Perrella in modo particolare, ed è stato un azzardo realmente per un grande distributore abituato a grandi marchi nazionali con una distribuzione molto forte con prodotti industriali, fare una scelta di nicchia e di mercato è un discorso estremamente di qualità. Diciamo che questo è un tra virgolette un parametro che ci identifica nel settore. Abbiamo fatto dal primo momento una scelta. Apripista. Esatto. Questo è fondamentale. Diciamo che abbiamo fatto della qualità il nostro habitat naturale, e credo che inizialmente con qualche tra virgolette difficoltà, ma oggi credo ci abbia ripagato appieno. Perfetto. Allora, la pizza è stesa sulla pala e grazie al supporto di Gianluca Spasiano andrà praticamente a essere cotta al forno. Eccola che viene messa nel forno ed inizia come al solito il miracolo della crescita, cioè riuscire ad avere un impasto che si trasforma in qualcosa di diverso attraverso praticamente la cottura in forno, riuscendo ad acquisire tutti quei colori e quei profumi che sono legati alla pizza che siamo abituati a mangiare. Come, faccio una domanda a Raffaele, come vivono le persone questo tipo di pizza? Piace? Amano praticamente questi abbinamenti che fate legati al territorio? Sì, in pratica sì. Basilico, cioè rispecchia, si accomuna con il pomodorino, con la salsiccia, è un gusto molto buono. Diciamo, l'abbiamo chiamato proprio Vesuvio perché è vulcanico. Cioè... Ah, ecco, questo è carino, quindi non è legato anche ai prodotti, ma in modo particolare che è vulcanica, è una pizza che esplode. È esplosiva. Diciamo che in cucina questo è il naming. Certo. Però è carino, no? Cioè avere quest'altra visione del brand, sì, legato praticamente a un meccanismo. C'è il gusto, anche il retrogusto, che poi il basilico che col pomodorino è. Sì, assolutamente sì. Certo, ed è giustissimo. Casoria è il posto dove siete, praticamente, come ed è un posto. Diciamo che è anche la più venduta, questa cosa. Ah, cavolo, quindi se hai voluto giocare sul facile, cioè hai portato una pizza che ritieni che praticamente possa incontrare il favore. Comunque semplice, la pizza è molto molto semplice, non è che. Molto spesso nelle cose semplici si nasconde poi il sapore, il gusto dei prodotti che ricordano, sì, un po' il passato. La nostra terra. Benissimo. Allora la cottura prosegue molto attenta, si vede che praticamente Gianluca ci tiene a cuocere il prodotto in maniera molto molto buono, in modo da avere un prodotto che possa esaltare al meglio tutti gli elementi che sono legati a questa produzione, cioè a questa pizza che ha voluto offrirci Raffaele Longobardi. Allora, eccola, è quasi pronta.
la stiamo vedendo ruotare così come solo i fornai napoletani sanno fare, visto che devono andarla a cuocere bene in tutti i lati. Ritiene che praticamente sia pronta, eccola, è uscita, bei colori, un bel molto dorato l'impasto. A questo punto andiamo a chiuderla con gli altri elementi, quindi olio extravergine d'oliva, benissimo, sul cornicione, solo sul cornicione, perché comunque il pesto di basilico comunque ha già una quantità di olio, perfetto. Poi aggiungiamo e poi mettiamo il basilico, lo mettiamo come decorazione, ok, e poi le zizzille, eccole qui. Adesso le abbiamo visto, presente. Queste sono le zizzille. Noi conosciamo la zizzona, queste sono un po' più piccole, ma comunque sono sempre legate alla mozzarella di bufala, bellissimo di taglio, perfetto. Allora abbiamo finito la pizza è molto bella, non vedo l'ora di assaggiarla, perché è molto carina da vedere anche questa cosa, e secondo me piacerà molto ai giovani questo meccanismo di abbinamento. È testata che è buonissima, è bellissima, è molto bella, i nostri clienti, benissimo. Allora adesso a questo punto io chiamerei in campo come al solito il nostro mitico Gianni Nocera, beer specialist di Perrella, che ci darà il giusto abbinamento. Grazie, per questa pizza, per la presentazione. Per questa pizza propongo la Fraort Triple del birrificio Fratelli Perrella, una birra che esalterà al meglio gli ingredienti di questa fantastica pizza. Mix di malti chiari e diverse varietà di lupo. Una bella struttura, 8 gradi, piacevole, fresca e facile da bere. Grande abbinamento, grande pizza che ci riporta a dei sapori e dei profumi molto interessanti, molto legati al concetto vulcanico. E quindi esplosivo di questa pizza. Io non ho altro da aggiungere che ringraziare Raffaele Longobardi per essere stato con noi e di augurarvi un grande 2021 e poterlo rivedere di nuovo qui a Pizza Show 2022 Perrella, per poter di nuovo rincontrarci. Grazie e saluti. Grazie a voi. Pizza Show Perrella 2021, abbiamo Antonio Polichetti. Buongiorno Antonio. Gentilmente, Antonio, ci dici da quale pizzeria provieni e dove si trova? Allora, io provengo da Rocca Piemonte, provincia di Salerno. La pizzeria è la Pizza di Polichetti. Perfetto. E in questa tua pizzeria, o pizzeria di famiglia, io ti conosco, quindi so che è così, quale farina avete scelto di utilizzare? Noi utilizziamo Varvello. Per quale ragione? Come dicevamo prima, perché è una farina salutare, di un'eccelsa qualità, e il fatto di poter lavorare una tipo zero, però integrale, intera brevettata, ricopre, diciamo, il mio concetto di innovazione perfettamente sulla pizza. Allora, io conosco bene Antonio Polichetti, penso che effettivamente sia uno di quei pizzaioli 2.0, cioè nel senso che praticamente qui abbiamo la ricerca, la conoscenza, la cultura, tutte doti che sono legate alla pizzeria, cioè nasce, cresce, si sviluppa nell'ambito della pizzeria, cioè nulla esce fuori da quel contesto, quindi conoscenza di un prodotto popolare che trova il suo spazio all'interno di un meccanismo di ristorazione che ha bisogno di identità. Quindi volevo solo fare questa premessa molto importante, perché qui entriamo in una dimensione diversa e siamo alla ricerca di quello che sarà il futuro della pizzeria, su quello che saranno la scelta di andare a studiare, a rendersi capaci di essere attori del proprio settore. Allora, io direi, praticamente, Antonio, se gentilmente ci dici che tipo di pizza hai portato qui a Pizza Show. Allora, parto dall'impasto, che ovviamente è la base della mia pizza. Il piatto. È il piatto.
come dicevamo prima, è un impasto innescato con una simil biga al 50%, e il restante, la restante parte, sulla restante parte di farina utilizzo la Varvello 24 in autolisi. Oggi porto una pizza abbastanza estiva, diciamo, con prodotti di stagione, che ho chiamato Verde Bitto. Verde? Verde Bitto. Sì, quindi c'è... Verde perché c'è. Ci sono tre ingredienti verdi, sono prevalentemente verdure. Perfetto. Di tre tipi di verdi diversi. E Bitto perché ci sono le scaglie di Bitto Stravecchio, che è un presidio slow food, un formaggio della Valtellina. Certo. Riconosciuto in tutto il mondo ormai per le sue qualità eccelse. Perfetto. Allora, la pizza ce l'hai descritta, sì. Gli elementi anche. Noi ci aspettiamo di notare questa diversità di tonalità, perché chiaramente se c'è questo verde, allora non rimane altro che farci vedere la pizza che viene realizzata. Allora, io nel frattempo mi avvalgo sempre di Raffaele Bonetta, perché così abbiamo modo veramente di discutere o meno di questa situazione, di questo discorso che stiamo facendo, e che abbiamo iniziato a parlare di Antonio Politetti. Cioè, c'è questa capacità adesso nel settore di voler fare un percorso. Tu sei un altro di quegli esponenti che sta facendo, grazie, un percorso interessante, su cui praticamente c'è lo studio degli impasti, ma non di base, uno studio avanzato, e su questo c'è tutta la ricerca dei condimenti e dello studio. Certo. Tu hai vissuto un'esperienza anche ad Alma, quindi sei stato lì, lui è stato veramente a Gambero Rosso, quindi stiamo parlando di esperienze già strutturate in maniera differente, di cultura gastronomica. Come la vedi questo meccanismo? Ritieni che sia un discorso che deve proseguire, cioè che le pizzerie devono trovare una propria strada indipendente, non in contrapposizione, ma indipendente rispetto al meccanismo degli chef? Assolutamente sì, perché facciamo due lavori completamente diversi. Andiamo a trattare degli elementi tecnicamente in modo diverso, perché il nostro piatto di portata è diverso. Abbiamo temperature diverse, abbiamo una concezione degli alimenti che ci può unire in una ricetta finale, ma che vanno trattati inevitabilmente in modo diverso. Perfetto. Ci fermiamo perché Poglietti rimane comunque al centro della nostra attenzione. Allora, la pizza è stata gli elementi di base che hai aggiunto. Quali sono, Antonio? Ho aggiunto il fior di latte, sì, e una bietola ripassata in padella con un po' di bottarga. Perfetto. Allora, adesso andiamo ad infornare. Ci avvaliamo sempre di Raffaele Bonetta, il quale si presta molto gentilmente anche a quest'ambito per infornare. Dobbiamo seguire la cottura, chiaramente. Adesso la pizza sta assumendo questa trasformazione da impasto a pizza. Abbiamo detto, Antonio, che c'è già una ricerca nell'impasto. Qui abbiamo due tecniche di preimpasto che si mettono, si vanno a mescolare, sì, insieme, per avere una consistenza particolare che tu ritieni sia adeguato a questo, sì, tipo di pizza. Sì, per me le consistenze, le texture dell'impasto sono fondamentali per avere poi un prodotto finito che si avvalga poi del termine innovazione. Perfettamente. Quindi addirittura tu mi parlavi di lavoro anche sulla temperatura, cioè avere la capacità di allungare leggermente la cottura, sì, per ottenere una migliore cottura in termini di prodotto. Esattamente, perché per avere un crunch sul cornicione e una leggera biscottatura sul fondo, sul centro della pizza, abbiamo bisogno di un tempo abbastanza più prolungato di cottura, quindi inevitabilmente bisogna abbassare di qualche grado la temperatura per fare questo. Questo è un ed po'... è importante, perché alla fine all'utente finale, quando va la pizza al piatto, la pizza deve rimanere cranciosa dall'inizio fino alla fine della sua vita, del piatto. Questa è la tua visione. È la mia visione, sì, sempre, no, secondo me. Perfettamente, sì, perché poi ognuno ha la sua visione, certo, ed, certo, è giusto rispettare tutti, ma certamente è chiaro che tu hai una visione particolare che sposa anche l'idea del crunch, che è qualcosa che adesso sta dando grande sviluppo in altri ambiti, sì, italiani, sì. Quindi è giusto tener conto anche di quelle che sono le esigenze e le volontà del pubblico. Certo, che si bisogna sta sempre poi rimanere, diciamo, con i piedi per terra, ovviamente, certo, certo,
facendo luogo anche del fatto che è sempre il cliente finale che viene in pizzeria a mangiare la pizza, quindi bisogna soddisfare comunque dei parametri. Che, i clienti in pizzeria da voi sono soddisfatti, sono contenti di questo? Fortunatamente sì, perfetto. Non ci possiamo lamentare. E questa è una cosa bellissima, perché significa che stanno comprendendo il valore del suo lavoro e lo stanno seguendo, quindi è molto interessante. Vedo che Raffaele sta cuocendo con molta attenzione per ottenere il massimo della cottura, in modo che la pizza abbia quello che tu ritieni sia giusto. Eccola. Perfetto. Adesso questo verde molto molto probabilmente spinto, molto molto forte, viene contrastato con che cosa? Adesso lo andiamo a completare. Sì. Con una crema di cavolo romano. Perfetto. Degli spuntoni. E qui abbiamo probabilmente questo verde invece molto più molto chiaro. Molto più chiaro, un pochino più pallido rispetto e anche una alla bindola. Una consistenza completamente sì, differente. Ho voluto portare questa crema che non, secondo me non doveva essere troppo liquida, perché essendo il cavolo romano molto delicato, se avessi fatto una crema liquida avrebbe perso poi presenza sulla pizza per via della bietola e del vitto, quindi mi serviva una crema più consistente e anche per sopperire alla temperatura, per sopperire anche la temperatura ovviamente. E poi infine andiamo a mettere questi fagiolini marinati con un po' di menta, un po' di basilico, un po' di aglio orsino, quindi abbiamo ancora un ulteriore verde. Perfettamente, quindi quasi un'insalata insomma su questo meccanismo. E i fagiolini li ho rimasti appositamente sciapi, insipidi, perché mi piacesse si sentisse tutta la parte vegetale del fagiolino. Ok, quindi sì, senza che venisse coperto il sapore. Assolutamente. Aggiungiamo. Terminiamo con le scaglie di bitto stravecchio. Perfetto, abbiamo da aggiungere un filo d'olio. Perfetto, la pizza è conclusa. La tua promessa è mantenuta, la consistenza, la diversità di tonalità esiste. Adesso non vediamo l'ora di poterla assaggiare. Nel frattempo però, per chiudere questo appuntamento, non ci resta che vedere qual è l'abbinamento che il mitico Giovanni Nocera ha scelto per chiudere questo appuntamento. Grazie Giuseppe. Per accompagnare nella maniera giusta questa pizza così estiva, così fresca, ho deciso di proporre una birra che possa accompagnare in maniera corretta senza prevaricare quelle che sono la freschezza della pizza, quindi scelgo la Chiara del Brenda del birrificio Fratelli Perrella, una bassa fermentazione dove nella particolarità della produzione, perché viene rifermentata, quindi abbiamo una freschezza eccezionale che si sposa alla grande con questa fantastica pizza. Perfetto, Giovanni ha colto l'essenza di questa novità, aggiungendo novità su novità, la cosa è molto molto bella. Io allora non mi resta altro che ringraziare Antonio Polichetti. Grazie per essere a voi stato per con noi per l'occasione. Perfetto, mi auguro che le tue cose continuino ad andare avanti, la ricerca continui e ti offri sempre maggiori opportunità da parte delle persone che vengono a trovarti. Noi invece ci auguriamo di rivederti sempre alla grande nella nostra nuova edizione di Pizza Show Perrella 2022. Grazie di essere grazie stato a con voi, te. Grazie a tutti, grazie mille. Grazie. A Pizza Show Perrella 2021, Simone De Gregorio, benvenuto. Salve. Allora Simone, qual è la pizzeria che rappresenti e dove si trova? La Bolla a Caserta. Perfetto. In questa pizzeria, Simone, qual è la farina che hai scelto di utilizzare? Le farine del Molino Varvello. Per quale ragione? Perché sono farine che contengono comunque
tutte le particelle di una farina integrali che però non, diciamo, non presentano particelle integrali e sono a basso valore glicemico, quindi diciamo, riusciamo a fare una lavorazione particolare in modo da rendere il prodotto digeribile. Perfetto, quindi praticamente diciamo che la parte delle fibre insolubili non sono presenti in questa farina, esatto. Presenti solo le fibre solubili, perché c'è una lavorazione particolare che consente conserva di avere questa... il germe di grano a chi perfettamente, oltre al germe anche la parte solubile delle fibre. Ok, perfetto, allora questa è una grande opportunità, una grande cosa che ti caratterizza la tua pizzeria in assoluto. Qual è la pizza che porti oggi a Pizza Show? Oggi porto una orto a colori, in pratica è una pizza lavorata direttamente con gli chef di cucina, perché stiamo inseguendo un percorso uguale, diciamo, e pari alla sostenibilità. La sostenibilità in cucina è tutto ad oggi, gli scarti, la materia prima, tutto quello che viene lavorato e trattato solitamente nelle cucine viene sempre un po' bistrattato, si usano soltanto le parti nobili dei prodotti e non riusciamo mai a sfruttare appieno tutto quello che è la parte proprio vera e propria del cuore degli ingredienti. Quindi certo, fondamentalmente tutti i prodotti che in cucina i ragazzi non riescono a riutilizzare, io li ho presi, li ho lavorati, ho fatto una lavorazione e li rendo comunque utili per una pizza che andiamo allora, a presentare. Però questo percorso lo fai tu, cioè nel senso che praticamente è una tua lavorazione. Sì, 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 assolutamente. Perché sei partito con il concetto di chef. I chef hanno la loro dimensione, sì, la dimensione di cucina. Nella pizzeria esistono i pizzaioli. Esatto. I pizzaioli hanno due elementi. Poi ne parleremo con il nostro pizza specialist di Perrella, che è Raffaele Bonetta. Nella pizzeria i pizzaioli devono offrire un prodotto quindi prende, esatto, parte da una tradizione, da un meccanismo. Quello che tu stai raccontando, che è molto bello, è una rivalutazione di quello che è le vecchie tradizioni, esatto, contadine, sì, del recupero, cioè non si buttava niente nelle case, si butta nulla, di tutto, esatto, e quindi si è d'accordo. Poi si può affinare, si può andare a ricercare per andare a fare sempre meglio, questo è giusto. Esatto. Allora, quali sono gli elementi, gli ingredienti che ci sono in questa pizza? Ok, ho scelto una crema al latte di bufala che praticamente realizzo con il siero che rilascia la bufala quando per assurdo noi ci arriva la bufala, la stocchiamo ovviamente ad una temperatura tale da poter essere poi messa in cottura sulla pizza. Tutto quello che rilascia insieme ai latti che rilascia stesso la bufala, noi la andiamo a realizzare, gli facciamo una panna acida e gli aggiungiamo dello zeste di limone fresco per avere una nota fresca sulla pizza. In più ci metto faccio una spadellata, realizzo una spadellata con zucchine, peperone giallo, peperone rosso e le realizzo saltandole con aglio, olio e cardamomo, che è una spezia molto profumata. Ovviamente non va mangiata perché rilascia un brutto sentore, quindi quando la lavoriamo i semi di cardamomo vengono estratti tutti quanti, quindi non abbiamo difficoltà nella masticazione. Poi tutte le verdure, diciamo, hanno delle parti esterne che non possono essere rese completamente a stick, quindi praticamente tutto quello che non riusciamo a mettere completamente sulla pizza tagliata in un certo modo lo lavoriamo di nuovo in un forno a 100 gradi e lo facciamo essiccare. Poi dopo lo lavoriamo di nuovo con questa panna acida e tiriamo fuori una vellutata. Perfetto. Con la buccia di melanzana, sempre inutilizzata, tiriamo fuori una chips di melanzana, del basilico e poi ovviamente il basilico è profumatissimo, sta bene su tutto. Quindi fondamentalmente con gli scarti, ecco, del basilico invenduto e realizzato, facciamo una lavorazione di 48 ore e tiriamo fuori un olio al basilico che viene fatto prima decantare, cioè prima fermentare e poi decantare, e tiriamo fuori con un'aggiunta di olio di semi dell'olio al basilico. L'estratto del basilico. Avere questo esatto, elemento profumo. Esatto. Benissimo. Allora, la spiegazione è bellissima, è molto articolata e complessa, quindi una volta potuta raccontare, adesso vale la pena di vederla nella realtà collaborata. Quindi invito ad iniziare questa lavorazione. Perfetto. Quindi a stendere il panetto, okay, in modo che praticamente tutti coloro i quali ci stanno seguendo possono seguire poi la realizzazione di questa pizza. Nel esatto, frattempo che tu fai questo lavoro, io approfitto sempre di Raffaele Bonetta, che è il pizza specialist di Perrella, come dicevamo prima, per chiedergli prende questa tendenza che il buon Simone ha incominciato a raccontare, che è molto interessante, è una tendenza che sta sempre di più caratterizzando un po' il mondo pizza, cioè la capacità di andare a
abbinare i prodotti recuperandoli e facendo delle lavorazioni che in genere abbiamo sempre visto nell'ambito della cucina. Ecco, questo meccanismo assolutamente intelligente in primis, perché utilizzare materie prime con intelligenza significa in un qualsiasi modo ragionarci sopra. Quindi avere equilibrio non sempre significa comprare solo prodotti esclusivamente di estrema qualità. Tante volte non riusciamo neanche nella cottura, parlo della pizza in genere, riusciamo neanche a valorizzarli a 360 gradi. In questo caso il concetto è interessantissimo, dove si prendono dei vegetali, io sono fermamente convinto che siano il futuro, i vegetali insieme alla frutta secca. Ovviamente tutto deve avere una cultura di base, una conoscenza. Simone in questo caso tratta delle verdure in modo intelligente, le va a trattare a 360 gradi, e questo che vediamo oggi con Simone, che è un ottimo professionista, non è altro che un meccanismo che si è innescato in una buona fetta di pizzaioli. Quindi un meccanismo assolutamente intelligente, una nuova era, un pizzaiolo che pensa da chef. Questo è anche la mia prospettiva. Cioè io direi un pizzaiolo che incomincia praticamente a fare il suo lavoro a pieno, più che pensare gradi. Da chef, se certo. No, significa sempre di farci a un meccanismo che è diverso rispetto praticamente certo. A quello del pizzaiolo. Benissimo, ringrazio. Allora la pizza è pronta, gli elementi sono stati già inseriti, esatto. Adesso praticamente grazie al supporto di questo eccellente fornaro di eccezione. Allora iniziamo a mettere la pizza al forno e quindi abbiamo la capacità di vederla realizzata. Cioè come dall'impasto si passa praticamente invece alla pizza a cui siamo abituati a vivere e a esatto. Vedere normalmente, insomma. Allora la pizza sta cuocendo in questo momento, si sta incominciando a sviluppare il cornicione e quindi ad avere la propria cottura, che è giustamente fatta per ottenire la giusta doratura. Studiata appositamente per la realizzazione di questo impasto. Perfettamente. Quindi nella realtà come vivono le persone della tua pizzeria questo tuo percorso che stai portando? Gli ospiti gradiscono molto, perché lì permette, diciamo, è una piazza che permette tanto, insomma. Sono persone, lì c'è una buona cultura sulla pizza. Io cercherò sempre di fare il mio lavoro, insomma, di fare un determinato prodotto, inseguendo ecco proprio quello che è la materia prima e tutto quello che è possibile tirar fuori da ciò che compriamo. Perfetto. Allora, vedo che veramente ha assunto delle dimensioni notevoli il cornicione, quindi l'aria è stata spinta praticamente quando è stato fatto praticamente la stesa, sì. Che caratterizza ogni pizzaiolo, ogni perché pizzaiolo. È la stesa che caratterizza il pizzaiolo l'uno all'altro, perché poi una volta realizzato un ottimo impasto tutti sono capaci di fare una pizza, ma la stesa è qualcosa che caratterizza il pizzaiolo di personale. 10 pizzaioli diversi con lo stesso impasto tireranno fuori 10 pizze diverse, sì. E questa è una cosa bellissima, perfetto. Sì. Questo è quello che veramente fa la differenza quando parliamo di impasti e quando parliamo di pizza, sostanzialmente. Ecco, Simone cercando di ottenere la migliore cottura che possa mettere in evidenza gli elementi utilizzati sulla pizza, e quindi stiamo facendo questa cottura con attenta. La cottura che realizzo è, diciamo che non è limitata a quella che è il disciplinare, insomma. Prima si parlava di 60 secondi, poi siamo arrivati a 90 secondi. Io cerco sempre, ai ragazzi gli faccio una testa così. Oggigiorno i prodotti vanno asciugati, non più cotti, perché ci spingiamo tantissimo con queste altre idratazioni, però dobbiamo essere poi bravi nella realizzazione, perché a tavola manderemo sempre un prodotto più gommoso e sempre più fastidioso, soprattutto per quanto riguarda mandare un prodotto crudo a tavola, diciamo che non rende la digestione molto facile. Perfetto. Quindi perfetto. La realizzazione che faccio in pizzeria è sempre la stessa. Veramente. Sì. Questo abbiamo avuto modo di parlarne già con Raffaele Bonetta, insomma. Adesso c'è una cosa su questa pizza che io vorrei che praticamente tu andassi a evidenziare, perché vedo dei punti di maco. Sì. E questa è una cosa che praticamente ad alcuni può dare un po' fastidio, esatto. Perché chiaramente pensano che la pizza sia estremamente bruciata. Tu in questo momento stai togliendo i punti di maco. Sì, sempre. Adesso aggiungiamo la buccia di melanzana. Perfetto.
Quindi andiamo a rifinire con la buccia, esatto, di melanzana. E completiamo con l'olio al basilico. Perfetto. Che ha una caratteristica molto interessante che io prima ho sentito, che è il concetto della capacità di andare a, prima di realizzare l'olio, avere una fermentazione. Esatto. È una logica molto molto interessante che dovrebbe essere rivalutata moltissimo. La perfetto. Perfetto, la pizza è meravigliosa. Grazie. Faccio i miei complimenti, veramente molto bella, bella, bella. Non vedo l'ora di assaggiarla. Per cui, però, prima di assaggiarla, penso che sia utile avere praticamente il giusto abbinamento con una birra. Per questa ragione, chiamiamo con noi praticamente Giovanni Nocera, beer specialist della Perrella, che farà un abbinamento con questa pizza in modo che potremo poi assaggiare e bere continuamente le cose. Sì, Giuseppe, mi piace il concetto del recupero della materia prima, quindi propongo una birra che accompagni in maniera elegante senza prevaricare il gusto dell'equilibrio della pizza, e quindi una Fravort di cantina del birrificio Fratelli Perrella, una bassa gradazione, molto fresca, facile da bere, che sta alla grande con questa meravigliosa pizza. Perfetto, allora l'abbinamento ce l'abbiamo, la pizza anche. Simone è stato con noi lo ringraziamo per essere stato con noi e per averci apportato queste novità che sono importanti per caratterizzare sempre meglio la pizza. Ci auguriamo che il tuo 2021 sia meraviglioso e ci auguriamo ancora di più di averti di nuovo ospite nel Pizza Show Perrella 2022. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Grazie. A Pizza Show Perrella 2021, Ciro Spinelli. Ciro, qual è la pizzeria da dove vieni e dove è situata? La pizzeria si trova a Villaricca, Giallo d'Acquerino. Perfetto. Allora, qual è la farina che utilizzi in pizzeria? Barvello. Perché hai scelto questa farina? Ho trovato un equilibrio con la mia pizza. Perfetto, allora partendo da questo meccanismo molto interessante fatto in questa maniera, questo equilibrio che tu hai trovato, qual è la pizza che ci presenti oggi? Adesso una completa, una rucola prosciutto e scaglia rivisitata. È un colio di pomodoro, un pesto di rucola, un pomodoro semi-drive, una cialda di parmigiano reggiano. Perfetto. È un crudo affumicato. Allora, la pizza è molto bella, è una pizza rivisitata, quindi va vista, va realizzata quando la vedremo finita. Nel frattempo allora ti invito a iniziare a fare la pizza. Va benissimo. Allora, questo è il meccanismo della rivisitazione, anche perché molto spesso veramente molti stanno cercando, partendo dalle pizze classiche napoletane, di trovare poi un meccanismo di rivisitarle in maniera diversa ogni pizzaiolo secondo la sua visione. Ecco, approfitto di Raffaele Bonetta, il pizza specialista di Perrella, per sapere veramente su questa tendenza, questo meccanismo di rivisitazione, non solo di andare a raccogliere o prendere spunto dalla cucina, ma lo stesso di andare a prendere spunto dalle stesse pizze storiche o classiche napoletane, è un meccanismo che sta prendendo, cioè che sta diventando normalità per tutti. Assolutamente sì, e oggi diciamo nel nostro percorso di pizza specialist con in primis con Perrella, ma proprio nell'evento prettamente oggi abbiamo potuto esaminare diverse declinazioni, diverse rivisitazioni, addirittura qualcuno si azzarda a rivisitare i piatti. In questo caso abbiamo una rivisitazione molto intelligente, secondo me, di una pizza che già era il repertorio, diciamo, storico della pizza napoletana. Questo ci dà secondo me un indice molto importante. Il pizzaiolo inizia a ragionare sugli ingredienti, inizia a ragionare su quelle che sono le sue lavorazioni, e questo è molto molto interessante. Certo, certo. Allora, abbiamo finito la prima parte della preparazione, adesso non resta che infornare la pizza, quindi la andiamo a stendere sulla pala con attenzione, e poi, avvalendoci della collaborazione di Raffaele Bonetta, che in questo momento è un fornaio di eccellenza, di eccezione, come dico sempre, andiamo praticamente a infornarla. Quindi andiamo a infornare la pizza
In questo modo praticamente la pizza potrà crescere, potrà svilupparsi e potrà incominciare a diventare quella che siamo soliti mangiare a tavola, quindi dorata, normale, così come la trasformazione dell'impasto una volta che ha avuto lo shock termico del forno. Questo è il meccanismo più bello, Raffaele, cioè avere queste pizze che pian piano si sviluppano, no? Per noi questo è un fattore emozionale. Certo, noi certo. Siamo a guardarla nei secondi iniziali per cercare di capire se è o non è. Quindi... è o non è, è giusto, perché poi nella realtà è tutto il meccanismo, la costruzione di un impasto trova poi lo sviluppo nell'ambito del forno nel momento in cui abbiamo la situazione. Io ti volevo fare una domanda, Raffaele, ma è vero che praticamente le pizze bianche, cioè quelle che non hanno di base il pomodoro rispetto praticamente a quelle che sono, si formano di meno? Tendenzialmente la base umida ci favorisce lo sviluppo. Questo è vero in parte, che quando gli impasti sono in primis in una curva propria dell'impasto, precisa, anche le pizze bianche sviluppano alla grande. Comunque le pizze con base umida sviluppano di più, questo è vero, assolutamente vero. Perfetto, questa è una considerazione molto interessante, perché molto spesso adesso ci stiamo avvicinando sempre di più a pizze che non hanno più la base, diciamo, rossa, certo. No? Qui perché poi spaziando con gli elementi, facendo delle situazioni, non sempre il pomodoro può rappresentare la base. Certo. Quindi c'è bisogno di vedere, di sperimentare anche quest'altra situazione. Anche quest'altra visione. Perfettamente, della pizza fatta in maniera differente. Ok, nel frattempo che ci stiamo muovendo, Ciro sta finendo la cottura della pizza, come giustamente dicevamo prima, l'abbiamo detto per tanti altri, il tempo di cottura è un po' più lungo perché chiaramente bisogna asciugarla bene. È stato prima Simone che ci ha spiegato appunto questo meccanismo di asciugare bene la pizza. E quindi nel caso specifico di Ciro, io come tutti i nostri clienti, dopo un po' di tempo si instaura un rapporto di amicizia, pizza a parte. Loro fanno un lavoro veramente interessantissimo, loro fanno un lavoro da asporto con impasti iper calibrati per l'asporto, fanno un lavoro in sala interessantissimo. E quindi è veramente una pizzeria in primis lavorativamente interessante, ma con delle persone di estremo valore veramente. Perfetto, questo mi fa piacere. Ok, allora l'abbiamo finita, adesso sì. Ciro la rifinisce con gli elementi che mancano, la tagliamo prima, ok, quindi la facciamo a spicchi. Penso che questo agevoli poi una lavorazione di composizione fatta per il gusto di degustazione. Quindi c'è un'attenzione particolare alla degustazione quando si effettua un taglio prima del condimento. Okay. Cosa aggiungiamo, Ciro? Il prosciutto. Sono tocchetti di prosciutto. Perfetto. Il pomodorino semidry. I pomodorini. Perfetto, quindi aggiungiamo quest'altro elemento alla pizza e poi un vortice di pesto di base, di rugola. Di rugola, quindi un vortice, quindi questa rugola è diventata praticamente un pesto. Cambia un pesto. Consistenza, certo. Così come abbiamo potuto notare l'utilizzo in diverse forme del pomodorino, semi dry, certo. Arrosto. Quindi in questo caso credo che questo è il concetto che a me piace molto, che il pizzaiolo può ragionare sugli ingredienti. Abbiamo un singolo ingrediente che è il pomodoro e lo possiamo immaginare in tanti diverse modi. Vesti. Diventi diverse modi. Certo. Cioè, quindi un elemento semplice può essere poi caratterizzato in tanti modi, in modo che possa veramente rappresentare. Questo è anche molto bello perché, partendo dai nostri DOP, che sono particolarissimi, perché noi abbiamo dei DOP che sono nazionali e quindi anche internazionali, ci possono spingere ad avere veramente delle pizze che poi rappresentano prodotti che sono unici, sono nostri e che possono essere rivisitati in maniera diversa, perché sennò siamo sempre abituati a vedere il pomodoro come lo abbiamo sempre visto nella versione più classica. Ma infatti credo che questa sia la chiave di volta a interpretare gli alimenti. Sì, allora abbiamo aggiunto gli altri elementi. C'erano delle cialde, che sono delle cialde? Sì, cialde di parmigiano reggiano. Perfettamente. Allora, abbiamo aggiunto l'olio. Io penso che sia veramente molto bella e spettacolare da vedere. Bella, è molto molto bella. La lasciamo lì.
E adesso però, visto che la pizza l'abbiamo completata, tu sei stato bravissimo nella preparazione. Grazie. E ti ringrazio. Prima di finire vorrei praticamente invitare Giovanni Nocera, il beer specialist di Perrella, per fare l'abbinamento con questa pizza. Giuseppe, per questa birra ho pensato a una birra che ha nella produzione un'innovazione molto forte. Viene prodotta in bassa fermentazione con dei lieviti ad alta fermentazione. Tutto questo sviluppa una freschezza all'interno della birra e una leggera frizzantezza che ci aiuterà a degustare al meglio la pizza. Perfetto, allora grazie. Grande birra di abbinamento, grande pizza con un'ottima realizzazione che Ciro ci ha fatto. A questo punto noi ce l'assaggiamo. Loro praticamente adesso se la guarderanno. Nel frattempo a me resta soltanto praticamente ringraziare Ciro, che è venuto al nostro grazie. Pizza Show, e augurarmi di poterlo rivedere di nuovo al Pizza Show Perrella 2022. Grazie. Grazie, grazie. A voi, Ciro. Grazie. A Pizza Show Perrella 2021, Simone Luciani. Benvenuto Simone. Salve, buongiorno. Allora, qual è la pizzeria che rappresenti e dove si trova? Io sono il titolare della pizzeria Tipico, che si trova a Benevento, proprio di fronte alla cattedrale, nel centro. Ah, perfetto. In pizzeria, in questa pizzeria che tu hai, qual è la farina che hai scelto di pizza? Io ho scelto la Caputo Nuvola per la pizza contemporanea. Perfetto. E perché? Perché ha delle caratteristiche davvero eccellenti. Ah, benissimo. Allora, sulla base di questa tua indicazione, avendo a disposizione Vincenzo Annunci, che è il pizza specialist del Mulino Caputo, proprio per quanto riguarda la Nuvola, io gli farei una domanda. Simone ci ha detto che praticamente utilizza Nuvola. Nella realtà Nuvola è divisa tra Nuvola e Nuvola Super. Io volevo capire da te quali erano le differenze che facevano differenza tra queste due tipologie di farina. Sì. Nuvola e Nuvola Super è sempre la stessa linea di Mulino Caputo, la linea per la farina contemporanea, per la pizza contemporanea, ma anche per quello che è il mondo trasversale, quindi sia per la pizza in pala, degli STG. La Nuvola Super, a differenza della Nuvola, la utilizziamo per prefermenti che siano Biga, Polish, ma in questo caso noi stiamo per lanciare il prefermento Caputo, che è un prefermento che mi sono studiato ad hoc, muovendo dei parametri normalmente utilizzati già nei prefermenti. In questo caso lui fa un prefermento con Nuvola Super e poi chiude con Nuvola Normale. Perfetto. Allora, utilizzando la farina Nuvola, l'abbiamo detto, qual è la pizza che oggi realizzeremo per noi? Allora, oggi utilizzeremo la Gigante Dormiente. Il Gigante Dormiente è legata a una storia di Benevento, secondo la Dormiente del Sannio. Quindi utilizzeremo una salsiccia rossa di Castelpoto con una provola affumicata e in uscita metteremo i pomodorini semi dry e ciuffetti di ricotta di bufala. Perfetto, molto carina. L'elemento veramente legato alla salsiccia rossa di Castelpoto è un elemento realmente legato alla tua terra, quindi ci fa piacere poterla vedere. Ti direi grazie. Di iniziare a prepararla. Ok. Allora, mentre tu prepari questa pizza e noi aspettiamo che la pizza sia pronta, io, approfittando sempre di Vincenzo Iannucci, chiedo a lui praticamente di sapere se questo meccanismo di idratazione, che adesso è sempre più spinto, cioè veramente i pizzaioli stanno sempre ottenendo un'idratazione e che chiaramente trova un riscontro nella farina Caputo, è qualcosa praticamente che tu avvisi, visto che fai tutte le pizzerie, quindi frequenti tanti, per capire se praticamente è un modello che si sta seguendo da parte dei pizzaioli. Sì, signor Cagliulo, in realtà il mio lavoro è proprio quello, sono un pizzaiolo e quindi mi confronto quotidianamente con i pizzaioli. Ovviamente la doppia linea è anche perché ci sono pizzaioli che vogliono spingersi con le idratazioni o vogliono fare un tipo di pizza diversa che sia dalla napoletana, quindi ad esempio la pizza in pala che ha 80% di idratazione, quindi con Nuvola Super raggiungiamo anche senza fare un prefermento ma semplicemente con un diretto. Poi in questo caso, come lavora lui, all'incirca al 70%, semplicemente con Nuvola riesce ad avere una buona idratazione ma soprattutto una buona manualità. Perfetto, perfetto, grazie. Allora, la pizza è pronta, sì. Io direi di impalarla. Sì. Mettiamola in pala e riusciamo così ad avere la pizza al forno. Chiaramente ci avvaliamo
Vincenzo Iannucci in veste di fornaio. La pizza è al forno, comincia a crescere e controlliamo la cottura. Simone si occuperà di controllare che la cottura sia praticamente fatta nel migliore dei modi. La pizza sta crescendo per trasformarsi da impasto a pizza che siamo abituati a vedere. Allora, ecco che Simone controlla il grado di cottura e nel frattempo che Simone fa questo controllo, dico sempre a Vincenzo Iannucci di sapere, per esempio, se oltre al concetto della farina, questa è una farina che si sposa bene anche con i nuovi condimenti che sono legati alla ricerca del territorio e alle eccellenze. Sì, perché l'evoluzione del pizzaiolo è anche la ricerca su quello che è il mondo dei condimenti o degli ingredienti, come in questo caso noi abbiamo fatto con la linea Caputo Nuvola. La Caputo già era un'azienda, diciamo, ben radicata con il mondo degli artigiani, pizzaioli, pasticceri e panettieri, e in questo caso con la linea Nuvola noi siamo andati proprio a sposare l'evoluzione del pizzaiolo, quindi l'evoluzione del lume, in questo caso che ben venga anche che il pizzaiolo inizi a ragionare su ingredienti o condimenti. Perfetto, quindi un'evoluzione che tiene conto dell'impasto e tiene conto anche della pizza nuova, la pizza contemporanea che piace alla gente che la utilizza normalmente. Questo, perfetto, perfetto. Allora, noi seguiamo la cottura che sta avvenendo in maniera attenta. Siamo agli ultimi scorci, eccola la pizza, viene tirata fuori. Benissimo, allora Simone, adesso la dobbiamo completare questa pizza, che cosa ci aggiungiamo? Ora aggiungeremo dei pomodorini semi dry. Sì. E la nostra ricotta di bufala. Allora, aggiungiamo prima i pomodorini semi dry. Perfetto. E adesso, e infine, la nostra ricotta di bufala. Perfetto. Allora, la pizza è completata, molto belli i colori, i contrasti, sicuramente anche bella di sapore. Non vedo l'ora di poterla assaggiare, come assaggiamo tutte le pizze che ci sono venuti, di tutti i pizzaioli che ci sono venuti a trovare a Pizza Show. Però prima di concludere, io inviterei a venire avanti Giovanni Nocera, perché ci faccia il suo abbinamento con, sì, grazie, la pizza, Giuseppe. Con la birra. Prego. Niente, per questa pizza ho scelto una birra del birrificio Fratelli Perrella, la Rossa del Brenta, una birra ispirata alla cultura belga, quindi un'alta fermentazione rifermentata che ci permette di accompagnare nella maniera giusta la pizza proposta. Perfetto, allora bella accoppiata di pizza e birra. Io penso che l'unica cosa che ci rimanga da fare è avere praticamente la possibilità di poter rincontrare quanto prima Simone Luciani nel nostro nuovo appuntamento per l'anno prossimo nel Pizza Show Perrella 2022. Grazie, ti ringraziamo mille di essere stato con noi. Grazie mille, arrivederci. A Pizza Show Perrella 2021, Antonio Velotti. Buongiorno Antonio. Antonio, qual è la pizzeria da cui provieni e dove si trova? Salve, buongiorno. La pizzeria da cui provengo è Pizzeria Grumet, che si chiama Grumone Mano. Perfetto. Scusami, qual è la farina che utilizzate in pizzeria? Noi utilizziamo una farina Varvello. Perché avete scelto la farina Varvello in pizzeria? Perché la nostra pizzeria, essendo una brace pizzeria, cioè la carne che sposa la pizza, con questa farina riesco a proporre un impasto molto digeribile al cliente.
Perfetto, quindi la leggerezza da abbinare alla carne, che chiaramente ha una sua consistenza. Ok, hai detto Braci Pizzeria, questa è una cosa un po' particolare, cioè nel senso che praticamente nella vostra pizzeria offrite praticamente la carne sulla pizza, cosa che già altre pizzerie fanno. Che qual è la vostra caratteristica? Cioè il menù come è diviso? E per base alle carni? Sì, in base alle carni, infatti oltre a trovare sul nostro menù pizze tradizionali, troveremo pizze con accompagnate alla carne. Quindi, cioè, quindi carne di maiale, sì, carne di manzo, sì, carni bianche con il pollo, sì. Ok, quindi un modo diverso di andare a realizzare un menù in una pizzeria, cioè ecco, questa è questa caratteristica che vi rende unici, che è praticamente il discorso della Braci Pizzeria, cioè perché cercate di mettere una braceria sulla pizzeria, nella, esatto, pizzeria, ok. Meccanismo molto simpatico, molto particolare. Che cosa portate oggi qui come pizza? Oggi propongo una pizza con crema di peperoncini verdi, provola di agerola e all'uscita ripieno fritto con cicoli e ricotta e delle scaglie di peperoncino verde. Bonbon fritto, sì, di cicoli, ok. Il nome della pizza? Infatti la pizza si chiama Bonbon, okay, proprio perché quindi questi ripieni fritti che noi realizziamo nella pizzeria vengono chiamati Bonbon di cicoli e ricotta. Ok, sono dei fritti ripieni, esatto, di cicoli e ricotta, esatto, ma non il ripieno che siamo abituati a vivere nella pizzeria, esatto, cioè esatto, sono dei fritti. Ecco. Esatto, allora, dei fritti. Quindi questa è un'altra vostra caratteristica, esatto, cioè oltre ad avere le pizze fatte con la carne avete anche i fritti realizzati con la carne, esatto, quindi avete una verticalizzazione molto particolare, quindi che vi rende veramente unici nel panorama. So che di queste preparazioni se ne occupa Vincenzo, sì, cioè Crescenzo Rennella, sì, che è il vostro responsabile per quanto riguarda veramente la creazione e la realizzazione di questi fritti. Una cosa che volevo chiederti, praticamente, visto che utilizzate un fritto sulla pizza, questo fritto lo fate prima o viene fatto al momento? No, al momento dell'uscita della pizza. Perfetto, quindi è addirittura una pizza che vede un fritto realizzato e poi messo come sulla pizza. Ci sono stessa delle carni che il cameriere porta a tavola al cliente con birra lavica, in modo che il cliente sceglie anche lui la cottura. Ecco, so che questa è una pizza che voi avete un'esclusiva, sì, mondiale, Bulgogi, sì, che è una Bulgogi che da voi è stata registrata, quindi praticamente voi avete questa caratteristica unica in cui praticamente il cameriere porta questa pietra lavica, esatto, e il cliente si cuoce il condimento della, esatto, carne sulla pizza seguendo il suo grado di cottura. Spettacolare, unico, veramente una cosa innovativa. Allora io ti direi di iniziare a preparare la pizza in modo praticamente, quindi stendere l'impasto, così potremo vedere nel concreto questa pizza particolare che voi avete preparato. Ne approfitto invece per parlare con Raffaele Bonetta, con cui ormai abbiamo fatto lunghe discussioni in tutti questi appuntamenti di Pizza Show, per chiedere praticamente questo meccanismo di far sposare la pizza alla carne, avere questi fritti particolari, quindi avere un menù un po' più particolare rispetto alla normalità, se è una cosa praticamente nuova, particolare, che si sta avendo nell'ambito della pizza che noi siamo abituati a mangiare. Sì, assolutamente, questo è un altro chiaro esempio dove in un locale si tende a dare un'identità al prodotto finale, quindi a uscire dai soliti schemi e dare, a me piace dire, dare un'anima a questo concetto, quindi proprio sentirsi questo prodotto legato addosso, questo è molto interessante. Perfetto, perfetto. Allora, penso che Antonio Velotti abbia finito di realizzare l'impasto, stendere l'impasto, mettere i condimenti che vanno nel forno, per cui possiamo mettere sulla pala la pizza e andarla a cuocere al forno. La stiamo stendendo. Allora, sempre avvalendoci di Raffaele Bonetta e in veste di Valente Fornaro, iniziamo a vedere la pizza al forno e aspettiamo che si cuocia, aspettando tutti i secondi necessari per portarla alla corretta cottura. La pizza praticamente deve avere i suoi tempi per sviluppare il suo cornicione e avere praticamente la possibilità di andare a trasformarsi da impasto in pizza avendo il suo giusto grado di doratura. Questo è un meccanismo molto interessante. Chiaramente io sono molto curioso di vedere questa pizza, perché
indubbiamente, oltre ad avere la pizza, avere presente questi fritti particolari che sono fatti al momento, come ci diceva Antonio Velotti, che vengono presente aggiunti alla pizza con la carne, e poi avere una pizza che mi ricorda molto presente una carrettiera, perché nella realtà gli elementi di base, anche se rivisitati, però presente hanno tutti questi elementi particolari, perché c'è il meccanismo presente della diciamo di questa crema di peperoncino, che è simpatico come concetto, e abbiamo poi questi altri meccanismi di aggiunta di tutte queste componenti un po' particolari, così come l'esaltazione del fritto di carne, che poi se concordi con me, Raffaele, il ciclo di ricotta ricorda molto una pizza, cioè un ripieno napoletano, no? Una tradizione viscerale, ma in primis ancora una volta possiamo osservare come in quest'altra pizza sia stato trattato lo stesso elemento, ancora un vegetale, in una doppia consistenza. Certo. Quindi il discorso di cui già abbiamo parlato con altri interventi: prendiamo un vegetale e ci ragioniamo sopra, gli cambiamo la consistenza, cerchiamo di sposare in modo armonico quello che può essere il suo equilibrio su una pizza, e questo rende il signor Giuseppe Martina una cosa giustissima. Pizzaiolo inizia a fare il pizzaiolo, inizia a ragionare di quello che è il suo lavoro. Bravo. Senza bypassare tutti questi punti. Perfetto, allora la pizza si è cotta. Vai. Ed è perfetta. Adesso a questo punto andiamo ad aggiungere gli altri elementi che la rendono poi definita completamente. Ecco, quindi abbiamo, adesso stiamo aggiungendo, come dicevo, mettiamo questi bonbon di cicoria ricotta. Perfetto. Chips di peperoncino verde. Quindi c'è tanta croccantezza in questa cremosità e croccantezza messa insieme. Olio, e io perfetto, olio, filo d'olio, ed è la pizza è conclusa, molto molto bella, molto carina, veramente bellissima. Io non vedo l'ora di assaggiarla, perché veramente diciamo che poi questo meccanismo di questa pizza così, io reputo che sia anche quella una pizza giusta che sposi un po' l'innovazione anche nei confronti dei giovani, no? Raffaele, cioè sicuramente è una pizza veramente che sposa un po' il concetto di queste pizze dove ci si mette un po' i fritti sopra, no? Assolutamente, cioè, sì, che fungono proprio da richiamo per una classe di giovani che cerca proprio questi prodotti sulla pizza, quindi perfettamente in tema con i giovani. Insomma. Perfettamente. Allora, per finire, io inviterei Giovanni a venire praticamente il birra specialist per Rella, Giovanni Nocera, perché così ci faccia un abbinamento giusto con una pizza un po' così particolare. Insomma. Molto particolare. Niente, propongo una birra del birrificio Fratelli Perdella, una birra in alta fermentazione, prodotto con un mix di malti chiari e diverse varietà di lupo che possono esaltare ancora di più le componenti del piatto. Perfetto, allora, perfetto. E quando Giovanni dice questo, abbiamo centrato l'obiettivo. Abbiamo una bonbon, che è una bomboniera, e una grande birra da unire a questo prodotto. Allora, io ringrazio te che sei venuto qui da noi, Antonio Velotti, e sei venuto a proporci questa novità particolare di questa pizzeria che sposa la carne alla pizza, e mi auguro praticamente che questo vostro progetto vada avanti, riscuota molto successo nell'ambito praticamente campano e nazionale. Nel frattempo mi auguro praticamente di averti di nuovo con noi nel nuovo Pizza Show Perrella 2022. Grazie per essere venuto. Grazie. A Pizza Show Perrella 2021, Arcangelo Cozzolino. Buongiorno Arcangelo. Qual è la pizzeria che rappresenti e da dove opera la pizzeria? Buongiorno, noi rappresentiamo la pizzeria 50 Grani e operiamo al centro storico di Pozzuoli. Perfetto. Allora, qual è la farina che avete scelto di avere in pizzeria? Noi abbiamo scelto la Varvella come ufficialità di farina.
E perché avete fatto questa scelta? Diciamo che la pizzeria è impostata proprio su una pizza gourmet. Abbiamo degli impasti adatti da datazione e maturazioni che comunque superano le 24 ore. Abbiamo riscontrato che in ogni caso è stata sempre ufficializzata positiva. Perfetto, quindi piace ai vostri clienti. Sì, sì, avete fatto riscontro positivo. La location è interessante, siete a Pozzuoli, quindi un posto particolare, a due passi da Napoli, c'è il mare, c'è un posto meraviglioso dove i ragazzi amano venire a trascorrere i fine settimana, quindi un posto molto particolare. Allora, io volevo chiedervi, adesso che probabilmente siete venuti qui, qual è la pizza che voi portate? Diciamo che noi abbiamo portato una pizza che rappresenta anche un po' il Golfo di Pozzuoli. Abbiamo fatto una base che viene fatta con datterino giallo, un cusso di pomodoro giallo, una ricciola che è una tartara fatta a crudo, cuor di scarola, olive nere cagliazzane, aglio orsino e infine c'è un cesto di limone e una pianta che si chiama melissa. Perfetto. E il nome di questa pizza? Il nome di questa pizza è proprio ricciola. Ricciola, ah sì. Perfetto, allora adesso che ce la siamo vista, ce la siamo goduta, sì. Raccontata da te, non basta l'ora di vederla invece realizzata, possiamo sì. Iniziare? Grazie, certo. Grazie. Allora io volevo aggiungere chiaramente in supporto a Arcangelo Consolino c'è Francesco Viola che si occuperà della cottura dell'impasto nel forno, quindi a lui vanno anche i nostri saluti. Allora, mentre tu ti preoccupi di stendere il panetto, io volevo chiederti se ci riesci a fare due cose contemporaneamente, sì. Anche da quanto tempo c'è questa pizzeria? Allora, diciamo che io sono il pizzaiolo, il titolare è lui, Francesco. La sì. Pizzeria ha appena compiuto un anno a marzo. Ah, quindi è una giovane pizzeria. Quindi è una giovane pizzeria e diciamo che con i riscontri che stiamo avendo è netta crescita, quindi... Ogni riscontro che abbiamo avuto sulle pizze, sulle birre, che comunque forniamo tutto da Perrella, è stato sempre ottimo. Perfetto, ma con Perrella si sta... Sì, perché abbiamo degli abbinamenti tra birre, fritti, pizze, che comunque seguiamo una linea. Perfetto, perfetto. Questo è un'esclusività di prodotti che ci dà, quindi per noi è un vantaggio. Che cosa stiamo aggiungendo adesso? Adesso è un custo di pomodoro giallo, perfetto. Che metteremo in cottura. La stendiamo. Adesso è pronta la base che andiamo a mettere in forno, quindi la facciamo scivolare sulla pala, la stendiamo e poi la andiamo ad infornare. Perfetto, allora grazie a Francesco Viola. La pizza incomincia il suo iter di crescita all'interno del forno per ottenere praticamente la crescita della pizza e riuscire praticamente a trasformare l'impasto nel prodotto che siamo soliti mangiare, bello, alveolato e croccante. Allora, volevo chiedere questo, praticamente, nell'ambito praticamente delle pizze che voi realizzate nel vostro menù, come è caratterizzato il menù? Arcangelo, cioè oltre a questo, diciamo che noi oltre a qualche pizza classica che non abbiamo messo tutte, cioè abbiamo un'esclusività di pizze tutte gourmet legate al territorio? Adesso stiamo mettendo questa qui che sarà inserita nel menù estivo e sarà legata al territorio proprio perché avrà una tartara di ricciola che verrà fatta al momento, quindi sarà tutti i giorni presa giornaliera perché è un pesce fresco e stiamo cercando di inserirla nel menù proprio perché sarà una pizza fresca. Perfetto. Cuor di scarola che ho messo in uscita senza cuocerla, quindi a crudo, tartare di picciola, ripeto, che comunque è cruda, e il limone che sarà fresco, la pianta melissa che comunque è una pianta ci abbiamo tutti questi gusti che staremo abbinando al menù. Perfettamente. Allora io chiederei a Raffaele Bonetta, che è sempre qui con noi ed è sempre il pizza specialist di Perrella, come vede il meccanismo del pesce sulla pizza. Adesso so di metterti in imbarazzo, no, perché questo è un argomento molto delicato. Un argomento piccante. Molto piccante, molto piccante. Dire. No, assolutamente oggi credo che la pizza si possa interpretare come un piatto, tra virgolette, globale, ci possiamo spaziare un po' sopra. Io ritengo che la chiave di volta sia l'equilibrio che noi riusciamo a dare, nel senso che abbiamo il punto fermo di poter cuocere, di poter abbinare degli ingredienti su un piatto che comunque è caldo. Quindi la tartare è un pesce crudo, dovremmo in questo caso credo che il cuor di scarola serva per schermare
o credo che voglia almeno questo effetto, altrimenti andiamo ad alterare delle caratteristiche. Quindi ci andrei molto, molto alleggiato con i BC. Bravo, bravo, concordo pienamente con te. Mi piace molto questo tuo approccio che è molto equilibrato. Allora, noi abbiamo fatto la base è pronta. Allora, stiamo per rifinire la base. Indubbiamente, come diceva prima Raffaele, la scelta di avere praticamente questa base di scarola cruda che porta praticamente a creare quasi una separazione per evitare che il pesce poi possa avere praticamente questa scottatura, visto che il nostro piatto è un piatto che è abbastanza ad alta temperatura, quindi chiaramente abbiamo questa capacità di andare a realizzare una pizza diversa con il pesce. Ok, che cosa stiamo aggiungendo oltre a questo? Allora, oltre a questo sto aggiungendo delle olive all'uscita. Sì. Olive cagliazzane. La ricciola è stata messa, adesso farà una grattugiata di gest di limone. Tutto questo ringraziamo lo chef che ci ha aiutato, che è Stasi Sorrentino, che ci sta seguendo la linea dei menù. Bene, bene. Allora, abbiamo rifinito, ultimo tocco sono il basilico, la melissa, giusto che l'avete detto prima, scusatemi, e poi aggiungiamo un filo d'olio. Perfetto, la pizza è pronta, meravigliosa e anche particolare, quindi è tutta da gustare, ce la gusteremo adesso che avremo finito questo nostro appuntamento. Nel frattempo io chiamerei Giovanni Nocera, che è il beer specialist di Perrella, il quale ci dà un abbinamento su questa pizza molto particolare. Molto particolare, sì, e per questo vorrei proporre una birra del birrificio Fratelli Perrella, una birra che ha nella produzione un'innovazione. Viene fermentata a basse temperature per poi essere rifermentata, quindi si sviluppa una freschezza all'interno del prodotto e una leggera ammorbidezza che ci accompagnerà nella degustazione della pizza. Perfetto, allora giusto abbinamento, grande pizza con il pesce, la prima volta che ne abbiamo vista una oggi in questo meccanismo di Pizza Show. Allora io ringrazio voi per essere venuti qui a trovarci, vi auguro che questo vostro menù nuovo dia grande risalto alla vostra pizzeria, il vostro anno sia meraviglioso e spettacolare, e mi auguro di avervi di nuovo qui con noi al nuovo Pizza Show 2022 della Perrella. Grazie per essere stati grazie. Qui. Grazie a voi. Grazie. Pizza Show Perrella 2021, Rodolfo Sorbillo, benvenuto. Salve, buonasera. Allora, qual è la pizzeria che rappresenti e dove si trova? Allora, si trova in Salerno Centro, nei pressi della stazione ferroviaria, si chiama Via Tribunali di Rodolfo Sorbillo. Perfetto. Allora, in questa pizzeria al centro di Salerno, quale farina utilizzi? Uso la Vigevano, una farina a basso tenore proteico e a bassa forza, che sposa il mio concetto di pizza. Perfettamente, quindi l'hai scelta perché ha sposato il tuo concetto di pizza. Allora, che cosa ci porti qui a Pizza Show? Allora, oggi vi propongo una pizza con cornicione ripieno di ricotta in onore di mio nonno, che nel 59, dopo l'inaugurazione dello Stadio San Paolo e della partita Napoli-Juventus, deliziò il giovane Umberto Agnelli nella pizzeria Marino. Perfetto. Proponendo per la prima volta nella storia della pizza napoletana la pizza con cornicione ripieno. Perfetto, quindi una rivalutazione di una vecchia cosa che è successa. Io oggi la ripropongo con fiori di zucca ripieni, fior di latte, pomodorini semi dry in uscita e cornicione appunto ripieno di ricotta. Come si chiama questa pizza? La Rodolfo. E si chiama Rodolfo perché? Il nome di mio nonno. Perfetto, quindi quella storia che hai raccontato ti ha dato spunto per costruire questa pizza in questo modo. Bene, allora io direi, dopo che l'hai raccontata, ci hai raccontato questa storia molto bella, di vederla preparare. Allora, iniziamo a preparare il panetto.
lo stendiamo come se fosse una pizza normale, schiacciando completamente i cornicioni che verranno ripieni di ricotta. Certo, perché poi sarà per mettere una cottura, certo, ideale. Certo, certo. Quindi adesso aggiungiamo la ricotta in modo che riempiamo il cornicione. Siamo sempre attenti che la pizza sia in bella posta, sia visibile, perfetto. Adesso aggiungiamo il fiore di latte e i fiori di zucca. E i fiori di zucca, quindi vanno in cottura i fiori di zucca. Sì. Ah, sono ripieni? Cioè sì, sono ripieni di ricotta e salame. Perfetto. Allora, adesso avvalendoci della collaborazione di Ciro Casale, che diventa il nostro fornaio di eccezione e di eccellenza per questo momento, andiamo a infornare la pizza e attendiamo che la pizza possa andare a svilupparsi, considerando che questa volta abbiamo a che fare con una pizza che ha un cornicione ripieno, quindi dobbiamo attendere che la pizza praticamente si cresca e ottenga praticamente il giusto sviluppo e il giusto grado di cottura. Adesso Ciro si avvicina, sarà lui a controllare che la pizza praticamente abbia il giusto grado di cottura e considera che chiaramente una pizza con un cornicione è un po' come un ripieno e quindi chiaramente ha bisogno di tempi un po' più lunghi in più. Perfetto, perfetto. Quindi stiamo aspettando che questo avvenga e poi dopo avremo modo di aggiungere qualche altro concetto su questa pizza. Sì, abbiamo i pomodorini semi dry carbone rossi. Perfetto. Che mettiamo in uscita. Perfettamente. Allora attendiamo che vada a questo caso cottura. Volevo spezzare, è stato molto bravo Rodolfo a stendere di più il cornicione, considerando che poi la pizza andava a ripiena e di conseguenza si è trovata più facilità in cottura. Perfetto, questa è una giusta considerazione di cui ti ringraziamo, in modo che praticamente ci rendiamo conto che la pizza ha realmente, come giustamente diceva prima Rodolfo, ha avuto modo di schiacciare bene il cornicione per evitare che praticamente poi una volta messo in cottura creasse problemi. Questo è il meccanismo più importante. È la prima pizza che ospitiamo a Pizza Show 2021 che ha questa caratteristica del cornicione ripieno. Ma siamo ancora in fase di cottura. Infatti la cottura è quanto quasi un ripieno. E certo, sì, assolutamente sì, lì. Quindi praticamente ha bisogno di più tempo rispetto alla pizza normale a cui siamo, sì, abituati. Insomma. Quindi è la seconda volta che viviamo, diciamo, una cottura un po' differente rispetto alla normalità, perché abbiamo avuto oggi anche un'altra pizza un po' diversa e quindi praticamente anche questa pizza ha questa caratteristica. Ciro la sta facendo cuocere con molta attenzione in modo da avere un giusto grado di cottura per portarla. Eccola, allora abbiamo la pizza. A questo punto praticamente andiamo ad aggiungere gli altri elementi, che sono i pomodorini. Sì, i pomodorini semi dry, rossi. Perfetto. Foglia di basilico. E un filo d'olio. Sì. Perfetto, la pizza è pronta. Allora noi aspettiamo di poterla assaggiare come facciamo con tutte le pizze che abbiamo ospitato a Pizza Show. Nel frattempo io chiamo Giovanni Nocera, Biz Specialist di Perrilla. Grazie, per avere un abbinamento giusto a questa pizza. Peppe, niente, ho deciso di abbinare la primogenita del birrificio dei fratelli Perrilla, l'ambrata del Brenta, una birra che si sposa benissimo con la pizza proposta, un ingresso un pochino amaro e poi si tende verso la morbidezza, quindi ideale per accompagnare questo tipo di pizza.
Perfetto, allora l'abbinamento lo abbiamo, la pizza anche, il cornicino ripieno l'abbiamo visto. Adesso praticamente non resta che augurare a Rodolfo Sorbillo la capacità di poter avere un anno eccezionale per la sua pizzeria e di poterlo riavere di nuovo nostro ospite nel Pizza Show per Rella 2022. Grazie per essere venuto a trovarci. Grazie. A Pizza Show per Rella 2021, Ciro Casale, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. Ciao Ciro, allora ci dici gentilmente, non perché non lo sappiamo, ma è giusto che tu lo dica, sì. Qual è la pizzeria che rappresenti? Ciro Casale della pizzeria Pulcinella da Ciro di Baiano, provincia di Avellino. Perfetto, quindi siamo in Avellino. Sì, siamo nella Bassa Irpinia. Nella Bassa Irpinia. La parte napoletanizzata dell'Irpinia. Benissimo, allora Ciro, qual è la pizza che ci porti? Ok, oggi abbiamo rifatto la marinara del Partenio 2.0. Perfetto, e su quale farina la andiamo a realizzare questa pizza? Ok, è da poco che sto lavorando sulla serie Casillo, la linea M. Sono rimasto molto impressionato da queste farine, e per capacità di assorbimento d'acqua, e per estensibilità, eppure per quello che è l'aroma che ho trovato in queste farine, e mi trovo molto bene, in effetti ci sto ragionando un po' di tempo. È stato un buon impasto, ragionando sempre con un diretto. Perfetto, ah quindi diretto? Sì, sì. Certo. Ah, questa è già una caratteristica. Un diretto, che... sia arriviamo a 48 ore addirittura. Mi trovo bene. Io sono poco per i fermenti nella pizza napoletana. E questa è una cosa che mi attira molto, questo meccanismo, perché io sono molto legato al concetto della pizza napoletana, quella classica, che chiaramente aveva il meccanismo del diretto, la sua espressione massima. Quindi il fatto che ci sia ancora qualcuno che praticamente, questo non in maniera negativa ma positiva, della nuova generazione, che cerca di portare avanti questo processo, secondo me è una cosa di essere di buona qualità. Questo ti fa onore. Allora, che cosa abbiamo realizzato? La marinara del Partenio nasce un po' da un'esigenza. Oggi tutti pensiamo a quello che è il gusto porta le persone a star bene a tavola. Oggi le persone quando mangiano bene c'è più aggregazione, insomma si inciucia di più. Io ho cercato poi addirittura di portare quello che è un livello di assunzione di nutrienti nella pizza, quindi mangiare, gustare e poi stando bene. Abbiamo l'aglio orsino, che è la base di questa pizza in effetti, all'interno del pomodoro, ed è un antimicotico naturale molto potente, viene usato da tante farmacie che fanno dei propri prodotti con questo aglio orsino. È una pianta di forma bulbare, nasce nei sottoboschi, il periodo di maggiore maturazione è proprio questo, l'inizio della primavera. Prende il nome perché poi gli orsi di questo periodo ne fanno una bella scolpacciata. Poi abbiamo gli antiossidanti del pomodoro, quindi il licopene, e ancora più bello quello che è l'omega 3 delle acciughe. Quindi oggi si crea quella pizza che è gustosa, però porta comunque a star bene. Io so che tu sei andato un po' oltre, perché oggi ci presenti un pomodoro che è particolare ed è legato al tuo territorio. Abbiamo trovato quello che è un pomodoro della zona di Paternopoli, quindi ecco, marinara del Partenio, rimanendo in Irpina, i monti del Partenio, questo dattolo che ha una buccia molto sottile. In effetti per le persone, proprio a me non piace tanto la buccia di pomodoro, ho trovato questo pomodoro che comunque rende gradevole quello che è lo stare a tavola, oppure per chi non ama la buccia di pomodoro. E ha qualche caratteristica in su? Di per sé prende un colore un po' arancione, è un po' anomalo, eccolo, bello. Ed è legato a qualche cosa particolare che lega prende questo pomodoro a Perrella, cioè fa parte del paniere? Sì, assolutamente, sono tutti i prodotti che elencate fanno parte del paniere dei prodotti Perrella. Io sono stato fortunato in questa pizza perché nessun prodotto necessita di cotture, diretto o indiretto, di manipolazione. Sono prodotti belli, pronti da utilizzare per la loro freschezza, in effetti, quindi non ci devo fare niente. Benissimo, allora assemblare. Io sono contentissimo. Cercare di assemblare il migliore dei mondi. No, ma io sono contentissimo perché tu sai che sono il curatore di questo paniere, grazie a Giuseppe. E io Perrella, ti ringrazio allora. Ed è quindi un onore per me raccogliere questi micro produttori che sono legati a tanti piccoli territori, certo, che sono veramente legati alla nostra regione. Ma la cosa più bella farà piacere sicuramente a Giuseppe Perrella, che se ci sta ascoltando, io penso che praticamente farà qualche intervento dei suoi, quelli che qui si è abituati, perché praticamente è lui che ha voluto e ci ha tenuto tanto a costruire questo paniere, che
va fuori dagli schemi classici della distribuzione. Assolutamente, perché... ma con questo sistema poi permettete, l'azienda Perella permette a noi pizzaioli di capire quello che stiamo facendo, capire l'organoletticità del prodotto, l'origine, l'etimologia e tutto quant'altro. Ed è un vantaggio per noi. Perfetto. Caso. Allora, dopo questa bellissima spiegazione che tu reggi in maniera molto bella davanti alla TV, io ti dico di farcela vedere questa pizza, così la vediamo insieme preparata. Quindi... Allora, io per quanto riguarda l'impasto non mi spingo tanto col cornicione, io cerco di sviluppare quella che era la classica pizza napoletana, ovviamente con le tecniche di scomposizione moderno, quindi di per sé già una farina zero, le capacità di assorbimento d'acqua, le tecniche in fase di maturazione. Facciamo un po' di massa prima dello staglio. Quindi ti attieni praticamente. Cerco di non allontanarmi troppo da quello che è l'origine del nostro prodotto. Perfetto. Ovviamente tutto ciò che poi di buono porta il moderno lo sposo ben volentieri. Certo. Poi Casillo, questo realmente sta facendo. Assolutamente sì, ha una mia differenza impressionante. Ma parliamo della M senza star soffermarci sulle altre farine. Ci spostiamo un po' leggermente con la pizza in modo che la facciamo vedere bene. Siamo in TV, quindi ok, perfetto. In modo che praticamente anche gli altri possano verificare la composizione di questa pizza che nei suoi elementi di base veramente è spettacolare. Quindi abbiamo questo pomodoro con l'aglio orsino. Esatto, è un pomodoro secco con l'aglio orsino. Utilizziamo mozzarella fior di latte. Perfetto. Non ho usato con la provola perché esageravamo con la sapidità, infatti. Questo è bellissimo, questi due ragionamenti che fai in diretta con noi. Poi a me piace quello che lo spezzare con un datterino giallo. Comunque diamo un po' di dolcezza ad una pizza bella sapida. Certo. Questo arancione è spettacolare, sì, devo dire la verità. Veramente bella, mai visto una pizza veramente così particolare, veramente bella. Allora, io non ne metto perché nella base del pesto abbiamo già tanto olio, cerchiamo di metterlo solo un po' dopo la cottura al cornicione. Benissimo, quindi adesso per renderlo più invitante per chi lo va a mangiare. Perfetto, allora siamo pronti, la inforniamo e adesso aspettiamo praticamente che possa incominciare a svilupparsi nella sua interezza l'impasto e si trasformi nella cottura dorata. Adesso possiamo praticamente realizzare insieme con quello che abbiamo fatto una pizza particolare che è legata chiaramente al partenio, al concetto praticamente dell'arellino. Allora, io volevo dire anche come vivono poi i tuoi clienti questo tuo atteggiamento. Allora, io con gli anni sono arrivato al punto di fidelizzare il cliente che è già stato da me. Di conseguenza sono sempre stato del parere che qualsiasi cosa non va, oppure si sente un po' va buttata. Non ho mai dato quello che comunque appena si percepiva il non buono va buttato. Quindi c'è fidelizzazione. E molte volte nei percorsi di giro pizza mi fanno fare a me e si fidano. C'è stata questa fidelizzazione e quindi poi la spiegazione e quant'altro a loro fa piacere di avere a tavola tutto un discorso legato a quello che è proprio lo studio della pizza, di come è stata cercata, ricreata. E tu sei solito spiegarla a tavola? Quando posso sì, perché io parto lavorando in prima persona sul banco e magari i primi clienti bypasso, cerco di salutarli solo quando vanno via. Ma come si fa un buon orario dove riesco a smorzare, a staccarmi un attimo, cerco di andare tavolo per tavolo. Pure perché oggi molti clienti non hanno il coraggio di dirti qualcosa che non va, oppure la classica critica costruttiva me la vado a cercare e capire dove comunque sbagliamo, perché chi non fa non sbaglia, noi in quotidianità sbagliamo comunque e ci miglioriamo con quello che il cliente poi ci dice. È molto giusto quello che stai dicendo. Io l'errore a tavola molte volte. Perfettamente, cioè quindi cercare di incontrare il cliente sapendo quali sono le eventuali cose che a lui non piacciono, personalmente, perché poi il gusto è personale. Il mio utente finale è il cliente, chi mi dà da vivere, chi mi rende felice del lavoro che faccio e chi assaggia il mio prodotto e mi fa il complimento o la giusta critica costruttiva. Certo, ed è giustissimo che tu dia tutto lo spazio necessario. È possibile, giusto che sei tu che poi sei al forno, cioè sei alla realizzazione delle pizze, quindi non puoi distrarti da quello che è il tuo lavoro principale, insomma. Oddio, ecco. Molte volte si tende a sbagliare. Sì, certo. Allora, la pizza è stata sfornata, a questo punto andiamo ad aggiungere gli altri elementi per finire la cottura, quindi le alici sempre del paniere, sempre spettacolari. Queste sono buone. Perfettamente. Molto consistenti. Aggiungiamo un po' di prezzemolo, di basilico. Basilico fresco, sì.
Allora, oggi per questioni di palata e infornatura io ho fatto un po' la pizza più piccola, meno nel piatto. In effetti per un periodo ho dato quello slogan fuori dal piatto. L'ho dovuto rivedere perché non volevo lanciare quel messaggio che le persone venissero da me solo perché la pizza esce fuori dal piatto. La dimensione, perfetto. Era la qualità che poi volevo portare. Oggi è un po' più piccola rispetto al solito perché mi sono dovuto io adattare alla pala per infornare qua. Io uso la classica pala in legno bella larga. Ah, ok, perfettamente. Vabbè, e ho ricercato questo materiale. Che sei una persona capace di adattarti. Sì, vabbè, sicuramente è una caratteristica che abbiamo tutti noi pizzaioli. Perfettamente. Allora, io dico che il piatto ci sta tutto. Adesso, prima di poterlo assaggiare, sarà uno spettacolo poter assaggiare questa marinara del Partenio. Io direi praticamente che possiamo fare un giusto abbinamento con il vino, e per questa ragione chiama Giuseppe Di Fiore, che è lo specialist del vino di Perrella, per farci fare l'abbinamento. Ma penso, perfetto, ecco Giuseppe Di Fiore, qual è il vino che abbiamo scelto per abbinare con questa pizza? Sì, vicino a questa stupenda pizza ricca di profumi e di sapori abbiamo pensato di abbinarci in Vignolella Cilento Fiano DOC delle Cantine Barone. Avevamo bisogno, vicino alla complessità di questa pizza, di un vino ricco di morbidezza che abbia, da un punto di vista sia olfattivo che gustativo, delle note abbastanza rilevanti, sia da un punto di vista mineralità e sapidità, e questo riteniamo che in questo vino ci sia. Perfetto, allora l'abbiamo fatto, mi dispiace, invece è capitato, l'avevo detto ed è successo, me l'aspettavo quando abbiamo nominato Giuseppe Perrella, arriva, non c'è perfettamente. Assolutamente sì, vi anticipo. Allora, una cosa alla pizza, prego. Allora, parlato di adattamento, perché Ciro ha detto delle cose molto belle, adeguarsi a quello che si ha per non trovare la scusa del non fare. L'altra cosa bellissima che voglio dire a tutti coloro che poi si ascolteranno, come ti chiami tu? Vincenzo Pizzio. Chiedimi, dove lavori? Da Rivito. Quindi stai sempre da Rivito, giusto? Cosa fa il pizza show di Perrella? Mette insieme. Bellissimo, bello, bello. La birra dai locali senza cattiveria, senza invidia, ma stare insieme e poi costruire valore, adattarsi a quello che è il momento difficile. Giusto. Siamo venuti tutti quanti da una pandemia che ci ha messo alla dura prova, ma questi grandi professionisti, proprietari dei locali, gestori, i pizzaioli, insieme a noi, con noi, stanno cercando di portare fuori di nuovo quello spirito di positività che ci caratterizza. Quindi un grande applauso al mondo della pizza. Bravo, grande, 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 grande applauso. Grande applauso. Noi salutiamo. Salutiamo prete Ciro. Per grazie, essere stato con noi, aspettiamo praticamente Pepe Perrella è andato a recuperare i bicchieri che saranno praticamente faranno parte del e io aggiungerei anche per fare in modo aggiungerei di anche sì. In fuori onda, prego, visto e considerate che la pizza veniva dal territorio di Avellino, patria dei grandi vini, noi abbiamo voluto proprio onorare questo territorio usando un fiano, esatto, di un altro territorio che credo abbia l'aspirazione di arrivare a quelle che sono state le espressioni di quelle di Avellino. Quindi è un augurio per noi, è un complimento per le vostre tende. Grazie, grazie, grazie. Spettacolo il nostro, dobbiamo unirci, la regia ci dice. Cioè, perché sennò siamo fuori, ecco, perfetto. Ecco, abbiamo Matti Sportivi che diventa la parte. Ok, allora un augurio per questo Pizza Show 2021 di Perrella e per il prossimo 2022. Grazie, grazie, grazie per essere stati con noi. A Pizza Show Perrella 2021, Vincenzo Pizzio. Buongiorno. Buongiorno a te. Vincenzo,
da dove vieni e qual è la pizzeria che rappresenti? Io vengo da Napoli e rappresento la pizzeria Lievitum di Avellino. Di Avellino, perfetto. Senti, in pizzeria ad Avellino, qual è la farina che avete scelto di utilizzare? Casillo. Perché avete scelto questa farina? Per il profumo antico che trasmette profumi, sapori. Bene. Quel classico di una volta. Perfetto, quindi avete voluto riconquistare questo sapore, questo profumo, sì, della farina. Sì. Perfetto. Siamo perfetto. Tradizionalisti. Benissimo. Senti, che quale pizza portate a Pizza Show? Io ho portato un impasto diretto con un brandy di due farine a 48 ore. Sì, come si chiama la pizza che avete la portato? La pizza Lievitum Summer. Sarebbe pomodoro, salsa di pomodoro datterino giallo, perfetto. Tonno all'uscita abbiamo, poi ci abbiamo provola di agerola, perfetto. Poi ci abbiamo all'uscita tonno di asa, sì. Salsa pepe rosa che ha una particolarità, sì, questo pepe rosa è frantumato a mano, ah, perfetto, praticamente, e menta all'uscita, e olio e zeste di limone con olio, perfettamente. Quindi è una pizza abbastanza composita, sì, con questi tocchi prese, sì, di particolari legati a questo un fresco. Fare una, per questa ragione insomma avete aggiunto la parola summer, no? Che sì, è estate, sì, per chi non, sì, per chi vuole tradurre in italiano. Ok, allora la pizza l'abbiamo vissuta, l'abbiamo vista, adesso ce l'hai raccontata, sì, adesso conviene farla vedere, quindi vediamo, comincia a prepararci questa pizza seguendola passo passo nel momento in cui la stai realizzando. Allora, primo concetto è il panetto, sì, nella stesura. Ricordo l'unica cortesia che quando la stendiamo la mettiamo in modo che venga vista telecamera. Perfetto, l'impasto è steso. Sì, adesso, allora, adesso ci aggiungiamo la salsa di datterino giallo. Perfetto. Ecco qui. Benissimo, ecco, bel colore. Questo è fatto da noi, quindi sono poco trattato, provola di agerola. Benissimo. Quindi aggiungiamo la provola. Ok, e andiamo in forno. E andiamo in forno, avvalendoci del fornaio di eccezione, di eccellenza, che è Ciro Casale, che è il nostro... È un piacere. Fornaio, che in questo momento si è trasformato in fornaio per dare una mano a collega, a un amico, a un amico. Bellissimo, questo è un concetto molto chiaro, molto bello, legato praticamente a Vincenzo. Allora, la pizza è al forno, adesso praticamente aspettiamo che possa, che vada in cottura, e quindi riusciamo ad avere questa situazione. Volevo chiederti un'informazione. In pizzeria voi avete presente questo menù di pizze, e sono tutte legate a ingredienti del territorio, sì, sono, sì, sì, fatte. Abbiamo in questa maniera tonno e asa, sì, usiamo molto i datterini gialli, usiamo il provolone di Avellino, perfetto, il pecorino di Avellino, cioè abbiamo molti prodotti del parco. E le pizze cambiano a seconda della stagione? Sì, abbiamo qualche proposta anche estiva, invernale, prettamente invernale, prettamente perché estiva. Ho visto che questa pizza si chiama, sì, Summer, sì, quindi sì, penso, sì, che abbiate, sì, comunque, sì, cambiato posizione. E la gente che viene a mangiare questa pizza da voi l'apprezza? È, sì, molto contenta? Abbiamo un bel gradimento, devo dire la verità. Diciamo che noi ci vantiamo di fare un'accoglienza particolare, bene, di avere un occhio di riguardo ai nostri clienti. Perfetto. Perché comunque li seguiamo durante il percorso, noi regaliamo un percorso a tavola, non è che si siedono e li abbandoniamo, assolutamente no. Quindi avete questo percorso in cui gli offrite, sì, tutta, sì, una serie di gusti, sì, che vanno praticamente ad essere associati. Si dedica a quello che sono le esigenze dei commensali a tavola. Bravo, io ti faccio i complimenti perché devo dire la verità, hai un'esposizione chiara, precisa, concisa. Grazie. Ed è adeguatissima a quella, grazie, che è il nostro grado di rapporto che stiamo sviluppando. Allora, mentre stiamo aspettando che chiaramente la pizza si vada a cuocere nella realtà. Abbiamo molto a cuore, perché il titolare è molto esigente su determinate parti che devono dare un'impronta al servizio, alla qualità, all'accoglienza,
sì. E all'informazione soprattutto ci tiene tantissimo che il proprio personale sia molto preparato e soprattutto sia formato su quello che noi offriamo. Perfetto, allora la pizza è pronta, facciamo i complimenti quindi anche al titolare del locale, visto che ha aggiunto queste componenti che sono secondo me essenziali per avere successo in un locale. Benissimo, allora adesso abbiamo... andiamo a taglio. Perfetto, quindi abbiamo un modo di presentare la pizza a spicchi in modo che possa essere fatta come assaggio, quindi andiamo a tagliare. Una volta tagliata, bello sviluppo della pizza, si presenta molto bene. Adesso abbiamo realizzata la struttura. Benissimo, perfetto. E andiamo ad immettere gli elementi. Ok, quali sono gli altri elementi? Allora gli abbiamo elementi detto sono tonno Yasa, il tonno, benissimo. Molto bella la composizione del tonno, in modo che ogni spicchio abbia la sua quantità giusta di tonno. Ecco qui. Poi abbiamo il pepe rosa frantumato a mano. Perfetto. Quello qui, che dà quel sapore un pochettino più aggressivo. Perfetto. Che contrasta anche un po' il dolce caratteristico di questa pizza. E poi abbiamo la nostra menta fresca. Bello, bello, bello. Dà anche un po' di colore, questa nota di colore della menta fresca. Perfetto, perfetto. Allora, la pizza, penso che sia l'olio, c'è un po' d'olio. Un po' d'olio. E poi andiamo a mettere le zeste di limone. Perfetto. Che è la parte finale. La parte finale, sì. Molto fresca, veramente molto estiva questa pizza, bellissima. Teniamola giù in modo che sappiamo fare una bella ripresa. La pizza è meravigliosa. Io direi a questo punto di andarci a costruire un giusto abbinamento. E per farlo chiamerei praticamente Giuseppe Di Fiore, che è lo specialista del vino di Perrella, che ha preparato un abbinamento per questa pizza. Di che cosa parliamo, Giuseppe? C'è questa interessantissima pizza dai profumi forti, lato delle spezie olive, abbiamo pensato ad un abbinamento abbastanza forte, cioè con il primula rosa di Cantina e Barone, un rosé ottenuto dalla vinificazione e la macerazione breve delle bucce e per un periodo molto breve, da un vino che da un punto di vista dell'alcol e per un breve passaggio anche in botte ci riserva una morbidezza molto interessante di cui abbiamo bisogno per l'abbinamento con questa struttura. Mamma mia, spettacolare questo abbinamento. E poi è bello sempre abbinare il vino alla pizza, perché molto spesso c'è la birra, grande altro elemento di abbinamento, ma avere il vino è un elemento di qualità che dà un gusto diverso alla pizza stessa. Quindi ringrazio Giuseppe Di Fiore per questo abbinamento, ringrazio il signor Vincenzo che ha voluto offrirci questa opportunità di farci vedere questa pizza particolare, che è stata molto bella e ben raccontata. E a questo punto io non faccio altro che gli auguri per la sua pizzeria, cioè la pizzeria di Avellino Lievitum, perché faccia un 2021 spettacolare, meraviglioso. E vi aspettiamo sempre più carichi più che mai nel nostro Pizza Show Perrella 2022. Grazie per essere stato. Grazie a voi. Pizza Show Perrella 2021, Antonio Maraucci, benvenuto. Buonasera. Allora, qual è la pizzeria che rappresenti e dove si trova? Del centro, a Portici. A Portici, dammi il tempo di farti la domanda, tu mi rispondi con tranquillità. Non ci corre nulla, nessuno dietro, quindi stiamo tranquilli, possiamo stare anche qui domani. Allora, andiamo avanti. Qual è la farina che utilizzate? Geva.
perfetto. Perché avete scelto Vigevano? Perché si va più nella tipologia della mia pizza. Perfetto. Profumi e sapori. Sono quelli giusti che piacciono ai vostri clienti. Sì. Benissimo, benissimo. Qual è la pizza che portate oggi? Ho portato una pizza a scappariello. Come si chiama? Cioè, scappariello. Com'è fatta? Com'è fatta? Pomodorini gialli e rossi, una crema con aglio rosa, una catalana di pomodorini e una crema di parmigiano 24 mesi. Perfetto. Allora, l'impostazione della pizza ce l'abbiamo. Sì. Adesso prendo la testa che vedi la realizzata passo passo, così la possiamo seguire mentre voi la state facendo. Va bene? Vabbè. Vediamola. Allora, primo passaggio è il panetto, la stesa del panetto, la stefa è la stessa, è una cosa che chiaramente caratterizza ogni pizzaiolo in maniera differente, in modo da avere ognuno la sua pizza personale, visto che parliamo comunque di un prodotto artigianale legato alle singole persone. Allora, la pizza sarà poi dopo cotta da Giuditta Mattia Fabio, che è al forno, e quindi abbiamo questo abbinamento interessante. Allora, aggiungiamo prima di tutto una crema di pomodorini gialli, rossi e gialli con aglio rosa. Con aglio rosa. Quindi abbiamo questa base, su cui poi aggiungiamo d'olio. Perfetto, lo buttiamo a forno. Ancora qualche altra cosa? Andiamo in forno. Andiamo in forno così. Perfetto, allora pronti per impanare la pizza e per mandarla in forno. Perfetto, allora mentre Giuditta Mattia Fabio la mette veramente in forno, noi aspettiamo che la pizza cresca e che quindi cominci veramente a cuocere per raggiungere il suo giusto grado di cottura che la trasformerà da impasto in pizza. Allora, una domanda, voi avete la pizzeria, avete detto a Portici, il tipo di impasto che voi fate è legato anche ad ingredienti particolari, legati al territorio, legato veramente ai momenti della stagione? Poco, facciamo più la tradizione, pizze tradizionali. Pizze tradizionali. Ma adesso ci stiamo un po' cercando di modificare un po' il menù, sì. Perfetto, perfetto. Adesso praticamente quindi state portando questa innovazione che penso sia... La pizza ha un cordicione alveolato spinto oppure praticamente è una pizza classica con cordicione? 50 e 50. Siete andati sulla via di mezzo, così praticamente per accontentare un po' tutte le fasce, insomma, come situazione. Da quanto tempo esiste questa pizzeria? Da 30 anni, però io l'ho presa da poco. Ok, quindi è una pizzeria preesistente che adesso gestite voi in prima persona, insomma, come concetto. Perfetto, allora noi aspettiamo che nel frattempo la pizza vada in giusta cottura per avere la giusta cottura, abbiamo la capacità di poterci lavorare con attenzione. Abbiamo poi all'uscita, dobbiamo aggiungere qualche altro elemento a questa pizza. Una catalana di pomodorini gialli e rossi, una crema di parmigiano 24 mesi e del germoglio. Ah, perfetto, perfetto. Io chiederei a Vincenzo Iannucci, che vedo lì e vorrei utilizzare le sue conoscenze, visto che c'è, perché non farlo. Questo fatto praticamente di avere la pizza con alcuni elementi che si vanno in forno e alcuni elementi che vanno fuori dal forno, ha bisogno di alcune competenze, no? Rispetto praticamente a una pizza quando si costruisce. No, questo è proprio fondamentale oggi. La pizza napoletana si distingue per i tempi di cottura come tutte le altre pizze, e quindi lavorare ingredienti in cottura e lavorare ingredienti fuori cottura, questo è il lavoro che si sta facendo su quella che è l'evoluzione del pizzaiolo. Oggi il singolo artigiano non si forma più solo su quello che è il mondo degli impasti, ma lavora anche su quelli che sono il mondo degli ingredienti e i condimenti. Perfetto, ecco la pizza meravigliosa, sfornata finalmente. Adesso chiaramente Antonio Maraucci la finirà. Adesso praticamente la vogliamo aggiungere gli altri elementi. Sì. Recuperiamo una cosa per stendere gli altri elementi che abbiamo a disposizione. Quindi questa catalana che aggiungiamo, poi
Che cosa stiamo aggiungendo? Una crema di parmigiano 24 ore. Perfetto. E per finire, i germogli. Perfetto. Allora, la pizza si presenta molto molto bella. Aggiungiamo per finire l'olio e la pizza è uscita perfetta, molto molto bella, molto molto bella da vedere. Mi auguro ancora, ancora di più bella da mangiare, ma questo lo faremo subito, come stiamo facendo con tutte le pizze, l'assaggeremo. Prima però di assaggiare questa stupenda pizza che ci ha voluto proporre il nostro amico praticamente Antonio Malaucci, io vorrei praticamente passare a un abbinamento, e per farlo invitiamo a venire fuori praticamente con noi Giuseppe Di Fiore, che è il vino specialist di Perrella, che ci propone quale abbinamento. Salve, in abbinamento a questa interessantissima pizza abbiamo ricca di colori, di profumi, di aromaticità, abbiamo pensato di abbinarci Wynot bianco di Cantine Barone. Wynot perché è il nuovo progetto intrapreso dalla cantina, in modo di dare la possibilità di bere un vino piacevole, immediatamente gradevole, arricchito di una semplice bollicina alla fine. Gli ingredienti di questo vino, i vini che concorrono a questo vino, sono la malvasia e il moscato, quindi aromatico e morbido, a supporto e in contrapposizione all'acidità e all'aromaticità della pizza. Grande. Quindi per questo abbiamo pensato che questo vino sia l'ideale per la pizza. Allora, io aggiungerei un'altra cosa, il nome del vino è molto carino. È il Why Not, perché no il perché vino? Perché no, quindi è una proprio cosa questo, abbiamo volutamente molto il concetto dei giovani. Abbiamo volutamente creare. E come ecco, al solito, ecco a voi Giuseppe Perrella, ecco, che ha voluto riaggiungere. Perché? Why Not? Perché no? Why Not? Why Not? Adesso NY è appena arrivato. Va bene, allora... Va bene. Pizza bellissima, due giovani. Sì, esatto, la tua esperienza da proprietario di Canadio? No. C'è mio padre, la tradizione. Ma quindi 30 anni mi ha fatto di grande tradizione. Sì, sì, tradizione. Sì, sì, sì. La tua scelta di continuare a una pizza che non vedo. È un mix tra contemporaneo, sì, quello mix, che può sì, essere una mix. Tradizione, è una tua scelta strategica, sì, la mia scelta, sì. Una cosa molto bella. Bravo. Sì, grazie, infatti questo grazie. Volevo dire, pensavo che effettivamente lui diceva io faccio solo pizza tradizionale, mentre nella realtà questo meccanismo porta ad un misto. Mi è piaciuto, no? Oh. Dalla grande. Può fare un applauso? È bellissimo. Allora, io approfitto per salutarvi, per ringraziarvi. Mi auguro che la vostra pizzeria funzioni perfettamente nel 2021 e di avervi con noi per il Pizza Show 2022 di Perrella. Grazie, grazie. Dove ti tieni? A Milano. Pizza Show Perrella 2021, Mimmo Esposito. Ciao Mimmo, buonasera. Allora, qual è la pizzeria che tu rappresenti e dove si trova? Rappresento Pizzeria Made di Mimmo Esposito, si trova a Piazza Venna Rossa 151, Casa Salvatore Napoli. Perfetto, quindi me sta per Mimmo Esposito. Sì. Ok. Allora, qual è la farina che utilizzi in pizzeria? Uso Molino Vigevano, faccio un brand di Molino Vigevano. Per quale ragione? È una farina che uso da tanti anni, una farina che piace a me e soddisfa la mia clientela. Perfetto, allora questa cosa te l'ho detto, che ho domandato, io ti conosco bene, so come che tu utilizzi da tanto tempo questa farina, ma era giusto che tutti sapessero come tratti i tuoi clienti quando arrivano in pizzeria. Per stasera, per questo momento di Pizza Show, che cosa hai preparato per me?
preparato la pizza della pizzeria Me, praticamente composta con crema di fior di zucca, maialino nero essiccato e affumicato e tarli. Perfetto, allora adesso che ci hai spiegato la pizza, io sono abituato, so che tu hai gusti particolari, quindi sei capace di combinare delle situazioni e ci interessa vedere realmente realizzata questa pizza, quindi facci vedere come la realizzi. Vai. Okay. Allora, inizi chiaramente con l'impasto. Posso? Assolutamente sì, devi. Allora, inizia la stezza dell'impasto, che è una cosa che caratterizza ogni pizzaiolo in maniera differente e che rende praticamente la pizza unica. Stendiamo tutto. Perfetto, adesso dovresti spostarti al centro in modo che possiamo vedere la composizione della pizza anche noi. Ok, allora adesso aggiungiamo gli elementi. Iniziamo con crema di fior di zucca. Perfetto. Fior di latte di agerola. Perfetto. A cui aggiungiamo. E andiamo in forno. Andiamo in forno. Perfetto. Allora, pronti per andare in forno, avvalendoci di Vincenzo Iannucci, che sarà da fornare d'eccezione e d'eccellenza per questa infornata. Posso? Prego. Allora, impariamo la pizza. La stendiamo. La pala e la mettiamo in forno. Ok, andiamo in forno e la pizza chiaramente adesso subisce lo shock termico e comincerà praticamente a procurarsi, a trasformarsi il cornicione, a trasformarsi da semplice impasto nella pizza in cui siamo abituati a normalmente a mangiare, quindi dorata e al punto giusto. Aspettiamo che nel frattempo la pizza vada praticamente a cuocere. Io chiedo a Mimmo Esposito alcune cose, se mi è lecito, se mi stai un attimo a sentire, so che sei preso dalla preparazione. Allora, da quanto tempo è aperta questa pizzeria? Ho inaugurato 8 giugno del 2020. Ah, quindi è una cosa nuovissima. Però. Sì, okay. 8 giugno 2021 compiamo un anno. Perfetto, perfetto. E nella pizzeria, come è caratterizzato il tuo menù? Quali sono le offerte che tu dai ai tuoi clienti? Ci sono pizze non classiche? Più ci sono le pizze classiche e alcune pizze rivisitate. Nello stesso tempo anche gli impasti sono rivisitati. Perfetto. Pizze legate praticamente a prodotti del territorio? Sì, prodotti del territorio, diciamo esclusivamente solo prodotti del territorio e campani. Perfettamente, chiaramente anche ogni legati... Ogni tre mesi cambiamo il menù, usiamo solo prodotti di stagione. Perfetto, quindi praticamente ti avvali anche chiaramente i prodotti del paniere di Perrilla per quanto riguarda le eccellenze. Il primo fornitore della pizzeria. Perfettamente, e questa è una cosa che ci fa molto piacere. E allora praticamente mentre abbiamo la cottura della pizza, questa tua nuova avventura come è stata presa dai clienti? Insomma, è stata una bella avventura con un bel impatto che poi dopo si seguisci. Ha avuto un sono po' di... una delle situazioni di pandemia che non riguarda la bella pizzeria, non ha nulla a che vedere la pizzeria, questo per sia andiamo chiaro. Avanti assolutamente sì, assolutamente sì. Ok, vediamo un attimo, dai anche tu un occhio per vedere il prodotto in modo che siamo sicuri che la cottura sia giusta. Perfetto, allora siamo quasi pronti per passare poi alla seconda fase, che è quella praticamente di rifinire la pizza con gli elementi che vengono posti all'uscita. Siamo quasi pronti per fare questa situazione. Eccola, perfetta. Adesso allora aggiungiamo gli altri elementi, vai. Che cosa stiamo aggiungendo? Filetto di maiale. Perfetto. Quello disidratato e poi praticamente affumicato. Perfetto, benissimo.
Adesso a questo aggiungiamo tarli. Perfetto. Quindi abbiamo praticamente il fiore di zucca e due consistenze. Sì. Perfetto. Poi fiore di zucca essiccato. Quindi addirittura in tre consistenze. Perfetto. Infine. Cosa stiamo aggiungendo adesso? Questa è salvia. Perfetto. Quindi le spezie. Perfetto. Ultimo tocco. Un filo d'olio. Un cornicione. E abbiamo finito. Bella, grande, bella pizza. Ci fermiamo un attimo perché per questa bella pizza che poi chiaramente dopo assaggeremo è giusto fare un giusto abbinamento. E per questo abbinamento io chiamerei praticamente il brew specialist di Perrella, Giovanni Nocera. Grazie, che ci Giuseppe. Propone la birra da abbinare. Per apprezzare al meglio questa fantastica pizza sicuramente propongo e ho scelto una birra del birrificio Fratelli Perrella. Una birra prodotta in alta fermentazione, una bionda del brand che ci permette di esaltare al massimo quelle che sono le componenti della pizza. Perfetto, allora grande abbinamento, grande pizza, ultima cosa che rimane di fare è riuscire praticamente ad augurarti un buon 2021. Grazie. E di averti di nuovo con noi al Pizza Show 2022. Grazie, bocca al lupo. Pizza Show Perrella 2021, Giuseppe Pignalosa, benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, Giuseppe, io ti conosco bene, so bene veramente chi sei, da dove vieni, cosa fai, però per gli amici che ci stanno qui guardando è giusto che tu dica qual è la pizzeria che rappresenti e dove è situata. La pizzeria che rappresento è Le Parule, si trova a Ercolano, nella via Benedetto Cozzolino 71. Perfetto, e quale farina utilizzi all'interno della tua? Io uso Caputo Nuvola, ovviamente brandizzata. Perfetto, e questa farina l'hai scelta per quale ragione? Io penso che ogni pizzaiolo deve avere la propria identità, quindi questa è una farina che mi identifica tanto. Perfetto, allora questo è un meccanismo importante. E adesso a Pizza Show noi abbiamo una caratteristica che ogni pizzaiolo presenta una propria pizza. Tu che cosa ci presenti? Io la mia pizza si chiama Passeggiata Arnerano, in pratica è una vellutata di zucchine. Sono delle chips di zucchine, un'insalatina di fior di zucca, tartare di tonno e provolone del Monaco. Ottimo, già il meccanismo della passeggiata che ci porta a Nerano con queste zucchine apre la stagione estiva, il caldo, il sole, il mare, le sensazioni d'amore. Allora veramente questa cosa ci ha fatto sognare, però adesso la vediamo realizzata, quindi ti chiediamo di iniziare a prepararcela. Va grazie. Bene. Allora, mentre tu prepari la pizza e ce la fai vedere, ti ricordo sempre di cercare di metterla al centro in modo che i nostri, per coloro i quali stanno guardando il video, possano apprezzare la preparazione così come la stai facendo. Quindi tendiamola a favore di camera. Allora, aggiungiamo praticamente le zucchine, la vellutata di zucchine. La vellutata di zucchine. Guarda in camera. Dopodiché ci mettiamo le chips di zucchine. Perfetto. E andiamo al forno. Andiamo al forno. Quindi sono due gli elementi che abbiamo aggiunto alla pizza. Mettila al centro. Per metterla al forno. Ci avvaliamo della collaborazione di Vincenzo Iannucci, che è il pizza specialist
di Caputo, che in questo caso praticamente si sta prestando per fare anche il fornaro, che è una caratteristica. E guarda, quella è una mansione molto difficile, molto complicata. Tutti i pizzaioli, ma se tu non c'hai un buon fornaio, penso che il lavoro del pizzaiolo va a morire, no? È un po' il meccanismo della mano destra, no? Cioè praticamente avere il supporto, braccio destro, la spalla, sì, il braccio destro di qualsiasi persona che voglia praticamente fare un discorso di valore. Allora, ti chiedevo una cosa mentre stiamo cuocendo la pizza, che è importante. Nella tua pizzeria il tuo menù come è costruito? Cioè a presenza di queste elementi del territorio, a caratteristiche, perché raccontare per esempio una passeggiata a Merano è una cosa bella. Esatto, anche perché io ovviamente, vedi, già dal nome Parule, che in dialetto significa orto, quindi io mi ritengo molto fortunato, perché io sto alle falde del Vesuvio. Quindi ovviamente tutte le mie pizze sono create da stagione in stagione, quindi il menù varia di stagione in stagione. Perfetto. Vabbè, io sono stato da te, quindi conosco il locale, conosco tutto, quindi so bene di che quello stiamo parlando. Allora, la cosa che ci tengo, vorrei che tu ci dicessi, è praticamente come il tuo pubblico, i tuoi clienti accettano questo tuo modo di fare pizza, di avere praticamente questo rapporto con il territorio e con gli elementi che cambiano in stagione. Ma in pratica l'hai detto tu, il mio pubblico, ogni pizzaiolo, io li chiamo tifosi. In pratica loro vengono perché vengono a degustare proprio le scelte che uno mette al menù. Infatti a Parule io faccio due tipologie di impasto e adesso è la terza, questa qua che in primis la sto dando. In pratica io faccio un impasto tradizionale a 12 ore, dove viene un diretto il mio impasto, dove io faccio la pizza tradizionale, quindi si ricorda, diciamo, il lavoro di papà, perché ovviamente io sono figlio di pizzaiolo, si ricorda il lavoro di papà. Mentre io sono nato con una pizza contemporanea e quindi io ho due menù che metto a giro, che è la tradizione e la contemporanea. Perfetto. Allora, adesso è uscita, quindi cosa facciamo? Prendiamo i fior di zucca, sì. Ci mettiamo un po' d'olio, quindi facciamo un po' di insalatina, sì. Un pizzico di sale, molto fresco, e rivolgiamo sulla pizza. Bellissimo. Qua abbiamo una tartare di tonno, la stessa cosa, ci mettiamo un filo d'olio a crudo. Perfetto. Bei contrasti di colori, molto molto belli. Infine, provolone del Monaco, tagliato a scaglie. E un filo d'olio. E la passeggiata a Nerano è pronta. È fatta. Ma adesso basta solo che ce la facciamo noi, questa passeggiata a Nerano, perché l'abbiamo assaggiata, no? Perché a questo punto tu ci fai sognare, ma adesso dobbiamo veramente arrivare a Nerano. Adesso devono parlare le papille gustative. Assolutamente sì, devono fare il viaggio, ecco, e arrivare a Nerano. E devono ritornare. Perfetto. A Parule. Senti, allora, per gustare bene questa pizza, io direi praticamente di abbinarla a una birra, e per farlo chiamerei in campo il nostro praticamente Gianni Nocera, birra specialist della Pellegrina. Buonasera Gianni, piacere di trovarsi. Allora, per accompagnare questa fantastica passeggiata a Nerano, Peppe, ho scelto una birra del birrificio Fratelli Perrella, una fravolta tripla, molto strutturata e leggermente agrumata. Perfetto, allora ci siamo, gli agrumi, i sapori, la Nerano, Giuseppe Pignalosa, abbiamo centrato l'estate. Noi ci auguriamo che questa estate per te sia ricchissima, sia una grande estate, un grandissimo 2021, e ci auguriamo di vederti ancora per tanti anni con noi nel Pizza Show di Perrella. Grazie. Grazie anche il mio pensiero, il tuo pensiero, il mio pensiero è uguale. Quindi auguro a tutti noi un buon ritorno alla normalità. Grazie.
a Pizza Show Perrella 2021, Giovanni Pacelli. Benvenuto. Allora, Giovanni, ci dici per quale pizzeria tu rappresenti e dove è questa pizzeria? Anzi, Monte l'osteria, San Salvatore del Benevento. Perfetto, quindi in provincia di Benevento. Sì. Siamo praticamente nella parte praticamente più montagnosa della regione Campania, no? La parte del Benevento. Bene, qual è la farina che utilizzi in pizzeria? Caputo Nuvola. Per quale ragione? Dopo varie prove con farine ho trovato l'equilibrio per lavorare in pizzeria. Perfetto, e ai tuoi clienti piace questo sì, lavoro. Sì. Allora io rivolgo una domanda al pizza specialist praticamente del mulino Caputo, che è Vincenzo Iannucci, specialist riguardo alla farina Nuvola. Questo fatto praticamente di avere queste pizzerie dislocate anche in posti un po' diversi rispetto alle città a cui siamo abituati dimostra che questa farina ha un suo appeal anche nei confronti di un mercato diverso legato praticamente alle tradizioni, al meccanismo praticamente delle province napoletane, non so. Sì, proprio perché Caputo come azienda ha sempre lavorato a 360 gradi, diciamo che partiamo da Napoli per arrivare nella periferia di Benevento fino ad arrivare a Manhattan, al centro di New York, insomma, Caputo nel mondo e Nuvola al centro del progetto. Mamma mia, che spettacolo! Allora, su queste note così dolci veramente che sono legate al, non poteva essere altrimenti, gli annunci che è legato al brand chiaramente di Caputo Nuvola, io vorrei capire, Giovanni, qual è la pizza che ci porti oggi veramente da farci assaggiare? Si chiama la zucchina, è composta con fior di latte di acerola, una vellutata di zucchine, zucchine alla scapice, fiori di zucca, poi dopo... I fiori come sono riempiti? E uno solo in uscita, fritto, con ricotta e porcini. Mamma mia. E poi? Poi dopo l'onzardo di Nero Casertano. E... Perfetto. Allora, la pizza è molto composita e molto veramente particolare. Ci sono tutta una serie di elementi, tutti legati alla zucchina, quindi è giusto che ci sia questo elemento. Però adesso che ci hai fatto sognare raccontandocela, io ti chiedo di farcela vedere mentre la prepari. Procedo? Vai! Allora, mentre tu sei intento a prepararci la pizza, quindi a preoccuparti della stesura, io chiedo una cosa veramente a Vincenzo Iannucci, che è legato proprio al meccanismo di stesura, perché chiaramente adesso che gli impasti stanno diventando più idratati e Nuvola è una di quelle farine che è legata un po' alla pizza contemporanea, no? C'è necessità di adattare un po' la stesa della pizza anche in funzione di quello che è presente la farina utilizzata. Ma diciamo che Nuvola è la farina per la pizza contemporanea, ma in realtà noi stiamo rendendo unica in tutti gli stili Nuvola. La possiamo, infatti è stata soprannominata non da noi ma da tanti clienti che utilizzano il progetto Nuvola, perché Nuvola non è una farina ma è legata a un progetto. E noi sposiamo vari tipi di concetti di pizza con Nuvola, partendo dalla pizza in pala a quella in teglia, ma dalla napoletana STG alla napoletana contemporanea, insomma abbracciamo un po' tutti quelli che sono gli stili. Tra l'altro lui ha utilizzato una tecnica a me molto cara, come voi sapete, essendo legato io a quella che è la tradizione del centro di Napoli, che è la pasta da ricotto. Perfetto, molto bella questa considerazione che non avevo notato, non avrei potuto fare diversamente se non lo dicevi tu. Allora io penso che Giovanni abbia finito la fase diciamo preparatoria e che possiamo passare a infornare la pizza, quindi la mettiamo sulla pala, la stendiamo e a questo punto, avvalendoci della preziosa collaborazione di Vincenzo Iannucci, che si presta anche a fargli fornare questa quest'oggi nella sua veste di specialist del brand Nuvola di Caputo, iniziamo questa cottura della pizza riuscendo ad avere una pizza che pian piano tende a crescere. Ti prego di seguire la cottura in modo da avere la capacità di cuocerla bene, perché poi chiaramente va ripulita la pizza.
Allora, sempre parlando con Vincenzo, prendi questa esperienza di questo tuo impegno con Nuvola, cosa ti sta portando? Certamente molta conoscenza di tanti giovani, di tante realtà, so che tu sei in giro sempre per l'Italia, io ti seguo veramente, quindi sei sempre impegnato in dimostrazione, quindi sei sempre legato a questo, però penso che ti stia dando anche soddisfazione proprio personale poter avere questo progetto a cui ti stai dedicando. Sì, quello che è fondamentale, diciamo, nel mio ruolo è che io ho semplicemente una possibilità, quella alla fine di confrontarmi con il pizzaiolo dove vado per poi far riuscire quello che lui desidera come prodotto. Quindi il mio ruolo poi diventa fondamentale, ma mi dà questa esperienza mi sta dando tante relazioni in giro per il mondo, seguendo le catene più importanti e rinominate che sono nel mondo, quindi non solo quelle italiane, ma anche quelle estere. E a livello italiano quello che sto notando è che ci sta una grande ricerca, un grande sviluppo su quello che è l'evoluzione del pizzaiolo, tra l'altro elemento fondamentale che per noi napoletani abbiamo sempre creduto, in primis come con Mulino Caputo, ma anche come Vincenzo Iannucci, professionista, che il pizzaiolo è e rimarrà l'anima della pizza. Perfetto, allora siamo quasi pronti per vedere la pizza sfornata di Giovanni, bellissima. Ok, allora adesso Giovanni ci devi far sognare perché ci hai elencato una quantità. Sì, adesso la completiamo. Ci mettiamo un lonzato di maialino di casertano. Perfetto. Quindi aggiungiamo questa componente un po' sì, grassa alla pizza. Poi un fiore di zucca ripieno con ricotta e porcini. Perfetto, quindi abbiamo questo elemento fritto al centro della pizza. Una fogliolina di basilico. E una fogliolina di basilico e un po' d'olio. Perfetto, allora la pizza è pronta. Molto bella da guardare, questo parte centrale, questo fritto è veramente molto particolare. Chiedo una cosa, il fritto viene fatto al momento quando fate la pizza? Sì. Ok, allora visto che la pizza ce l'abbiamo, adesso io tenterei a fare un abbinamento. Ma sì, io tenterei, perché c'è chi invece l'abbinamento lo sa fare bene, lo c'entra sempre, per cui inviterei Giovanni Nocera a venire e a proporci. Grazie, l'abbinamento sempre giusto per questa pizza. È pizza abbastanza complessa. Quindi di conseguenza proporrei una pizza che possa mantenere l'equilibrio. Il birrificio Fratelli Perreta, una rossa del Brenta fermentata, un mix di luppoli e una bella struttura al cuore. Perfetto, la pizza l'abbiamo, la birra anche, adesso non resta che farci questa passeggiata, camminare e andarci a mangiare questa bellissima pizza che stiamo preparando. E allora nel frattempo io ne approfitto per ringraziare della presenza di Giovanni Pacelli che è venuto a trovarci e mi auguro di poterlo riavere con noi anche per il Pizza Show Perrella 2022. Grazie. Vabbè. E buona giornata. Grazie. Grazie. Pizza Show Perrella 2021, Pasqualino Rossi, benvenuto. Benvenuto. Grazie. L'hai fatto, grazie. Tranquillo. Sì. Sì, sì, non ti preoccupare. Ci sta, non è che è successo. No, successo lo so, sempre. Ma figurati. Tranquillo, perché sbagliamo tutti qua. A
Pizza Show Perrella 2021, Pasqualino Rossi. Benvenuto. Ciao, buongiorno, grazie. Allora, Pasqualino, gentilmente ci puoi dire qual è la pizzeria che tu rappresenti oggi e dove è situata? Ok, la mia pizzeria si chiama Pizzeria Elite Rossi e si trova ad Albignano in provincia di Caserta. Una pizzeria che gestisco dal 1996 con la mia famiglia. E niente, facciamo pizza in teglia e oggi proprio prepariamo la pizza nel ruoto. Bene, bene, inutile nasconderci, la conosciamo bene la pizzeria, ma era giusto che dare spazio a te per fare in modo di presentarla. Allora, qual è la farina che avete scelto di utilizzare all'interno della vostra pizzeria? Nella mia pizzeria utilizziamo esclusivamente farina Caputo e in particolare oggi abbiamo fatto, per questa tipologia di pizza, abbiamo fatto un impasto con la farina Nuvola. Perfetto, perfetto. Allora, perché la scelta di Caputo? La scelta di Caputo perché è un'azienda leader nel settore della farina, poi comunque un'azienda che ci aiuta molto tutti noi pizzaioli, pasticcieri, tutti gli addetti del servizio con le sue conoscenze, li mettiamo insieme e cerchiamo di fare sempre meglio insieme e dare un prodotto buono. Certo, allora noi qui oggi, inutile dirlo, abbiamo praticamente il pizza specialist di Nuvola di Caputo, che è Vincenzo Iannucci, sì. Quindi avremo la possibilità poi di scambiare con lui qualche informazione in più in merito alla farina che giustamente tu hai voluto utilizzare e valorizzare all'interno di questa pizza particolare. E particolare, quando dico particolare, è perché non è la solita pizza a cui siamo abituati a vivere. Qual è la pizza che prende tu ci porti oggi? Oggi presento la pizza nel ruoto, sarebbe una pizza che è sempre esistita, una pizza antica che viene cotta in questo legame di ferro. Faccio la cosacca con pomodoro San Marzano Solania, all'uscita mettiamo del pecorino, del basilico, un filo d'olio. Perfetto, allora io ti direi che sì, è il caso praticamente di abbinare la cosacca, è conosciutissima, è una pizza storica napoletana, sì, però rivista in questa formula particolare della cottura del venerdì delle massaie, sì, per cui quando facevano il pane avevano poi questa abitudine di quando il forno si abbassava, sì, mettere praticamente a cuocere la pizza, sì, quindi questa è una grande tradizione che tu hai voluto recuperare. Sì, io l'ho recuperata da più o meno una decina di anni, ho recuperato questa ricetta, questo metodo di cottura, e nella nostra pizzeria abbiamo due laboratori con addetti, due collaboratori addetti di chi ha il forno per la pizza classica e chi nel ruoto. In questo caso teniamo Claudio Riccio, che è uno dei miei più validi collaboratori, e oggi che ti assisterà praticamente nella, sì, cottura. Sì, benissimo, faccio una precisazione di ordine tecnico, che per tempi televisivi noi non avremo l'intera cottura perché durerebbe troppo tempo e non ce lo possiamo permettere, quindi tu hai già preparato, sì, la pizza, quindi preparato, noi la inforneremo, ma poi avremo già la pizza cotta, sì, perché i tempi ci sono e sono quelli di 5 minuti, sì, almeno, no? Più o meno 5 minuti, 5 minuti sui 300 gradi. Perfettamente. Allora, fatto questa premessa che era importantissima, io, sì, ti inviterei a iniziare a preparare la pizza, in modo che praticamente noi la possiamo gustare nel momento, okay, in cui tu la prepari. Allora, nel frattempo che Pasqualino Rossi si sta occupando di preparare la pizza, quindi deve mettere la sugna, perché chiaramente è un altro elemento della vecchia tradizione, sì, no, Pasqualino? Sì, mettiamo lo strutto perché quando la pizza va in cottura rilascia questa croccantezza, e poi quando al morso è croccante e morbido nello stesso allora, momento. Quindi questo è un elemento. Io, sì, vorrei coinvolgere in questa discussione praticamente anche il pizza specialist della Nuvola Caputo, Vincenzo Iannucci. Io conosco, sì, bene Vincenzo Iannucci, mi lega con lui una profonda amicizia. Allora, Vincenzo, parliamo di Nuvola. Quali sono le caratteristiche di questa farina che vanno ad ampliare la gamma già ricca delle farine Caputo, che è leader del settore praticamente delle farine? Sì, salve a tutti, ringrazio il signor Gargiulo, l'azienda Perrella, e oggi parleremo di Nuvola. Io volevo dire semplicemente che sono un pizzaiolo napoletano, quindi l'azienda Caputo vive proprio di pizzaioli, pasticcieri e panettieri, quindi c'è un confronto continuo, e io, avendo comunque contatto diretto con loro, mi sono occupato di quello che sia la realizzazione del progetto Nuvola, collaborando con loro per circa 6 mesi all'interno della pizzeria, perché Nuvola è una farina che è nata all'interno della pizzeria di Nuno Caputo, una farina che non contiene né conservanti, né additivi, né miglioratori enzimatici, quindi una farina naturale,
Semplicemente abbiamo utilizzato dei grani, che sono dei grani fermenticibili che fanno ottenere alla pizza maggiori attività amilasiche, e quindi avremo una caramellizzazione di zuccheri in cottura, avremo una scioglievolezza al morso del prodotto, e tutto questo porta ad avere comunque anche una mollica e un bel alveolo, quindi quello che oggi richiede un po' il mercato, insomma, una farina... Per servire un po' un'evoluzione di quello che è la caratteristica essenziale delle farine già di ottima qualità di Lavorino Cocuto, che spinge veramente a questo meccanismo di contemporaneità, cioè questa pizza veramente che cerca di incontrare il gusto delle persone, cioè quindi si evolve. Esattamente. Allora, una cosa che volevo chiedere a Pasolino, che se ci dedica due secondi, perché è iper impegnato, ma noi vogliamo veramente averti qui con noi, e ho visto che hai aggiunto gli altri elementi alla pizza, quindi hai avuto modo di aggiungere quelli che erano gli elementi, quindi abbiamo detto il pomodoro San Marzano. Sì. E abbiamo, poi? Siamo partiti dallo strutto, abbiamo steso l'impasto con 24 ore di lievitazione, abbiamo aggiunto il pomodoro San Marzano Solania e un filo d'olio, sta in cottura, a tre quarti di cottura aggiungiamo del pecorino e all'uscita mettiamo il basilico e un filo d'olio a crudo. Perfetto, quindi abbiamo un'ulteriore fase di lavorazione durante la cottura per fare in modo che praticamente il pecorino si sciolga e quindi si amalgama con il pecorino. Con il pomodoro, sì. Benissimo. Allora, avendo praticamente il supporto di Claudio Riccio, che si sta occupando della di fare cottura, questa lavorazione, diciamo... un po' particolare, più stretta, per cui già Pasqualino, che è stato velocissimo, perché non sapevo come fermarlo, perché ha già infornato anche l'altra, ed è giusto, e ha fatto in modo di ottenere questa situazione, quindi completiamo la cottura in questo modo. Io ti chiedo una cortesia, volevo capire veramente questa pizza come viene vissuta all'interno del tuo locale. Allora, questa pizza viene vissuta proprio che ogni persona che viene nel mio locale la mangia, cioè non ci sta delle persone che vengono e non la provano, o la provano tipo fanno un giro pizza, se la dividono, però la devono assaggiare tutti. E niente, è una pizza che mi dà tante emozioni, perché la maggior parte che mangia pure questa pizza sono dei bambini che non preferiscono la margherita, però mangiano la cosacca, che la mozzarella può dar fastidio per quando la ingerisco, la masticazione, mentre il pecorino no. E quindi è una pizza a cui io sono molto legato. E poi sia con l'azienda Perrella, con l'azienda Caputo ci sono una grande sinergia, e quindi cerchiamo sempre di dare il meglio, da tutte le materie prime fino alla birra, a tutto quello che gira intorno alla nostra pizza. Se oggi sei qui è per questa ragione, grazie, cioè, tutti i colori a Perrella, che per me non è un distributore, ma per me Perrella è una parte della mia famiglia. Bello, molto bella questa situazione. Grazie. Allora, volevo chiedere praticamente se a signor Claudio, se praticamente la pizza a che punto eravamo. Possiamo prendere. Ora aggiungiamo il pecorino. Perfetto, allora aggiungiamo il pecorino, che è questa fase di lavorazione intermedia che dobbiamo considerare importante per ottenere questa lavorazione. Ok, quindi abbiamo aggiunto questo meccanismo di costruzione. Adesso aspettiamo un altro pochettino, perfetto, ed è giusto che dobbiamo attendere. Quindi indubbiamente questa pizza è ben ricercata e ben voluta all'interno della pizzeria, e poi caratterizza in modo particolare Pasqualino Rossi, che ti ha fatto un suo cavallo di battaglia, diciamo la verità. Cioè, ci teniamo molto a questa pizza. Perfettamente. Allora, nel frattempo che praticamente facciamo questa cosa, aspettiamo, è pronta la pizza, possiamo continuare? Giusto un attimo. Ok, no, avevo visto sfornare qualcosa, ma indubbiamente era un'altra pizza, quindi stiamo aspettando. Allora, chiedo una cosa praticamente sempre a Vincenzo Iannucci su questo meccanismo praticamente della situazione, cioè una farina molto più elettrica, cioè abbiamo visto che viene una farina evoluta, proprio per questo Nuvola è la farina contemporanea, quindi la farina che guarda l'evoluzione del pizzaiolo, non tanto a quello che è la pizza, perché la pizza ormai è anni e anni di storia. Quindi quello che è stato fatto, il lavoro con Mulino Caputo, è l'evoluzione, si è seguita passo passo l'evoluzione dell'artigiano, quindi il pasticciere, il pizzaiolo, il panettiere. Tutto questo ci porta ad avere sempre informazioni dall'esterno, e io dall'interno cerco di assemblare insieme all'area tecnica con Mauro Caputo e anche con Davide, riusciamo poi a lavorare su quelle che sono le esigenze del pizzaiolo contemporaneo, ma anche sul pizzaiolo insomma tradizionale. Quindi, benissimo. Allora chiedo a Pasqualino Rossi, è pronto? Sì. Ecco, allora pronti a sfornare questa pizza, che chiaramente dobbiamo stare attenti perché questo prodotto sarà iperbollente.
tutti si domandano perché Nuvola può essere la farina trasversale, proprio per questa, diciamo, questa cosa. Riusciamo a fare dalla pizza classica napoletana, quindi alla STG o alla pizza contemporanea con il cornicione più alto, ma anche a quella che sia pizza in pala, pizza in teglia, ma anche pizza nel ruoto come Pasqualino. Perfetto. Allora Pasqualino, la finiamo come la... Sì, mettiamo un po' di basilico. Perfetto. E mettiamo un po' d'olio. Perfetto, perfetto. Allora, la pizza a questo punto è pronta. Io sì, ti dico la verità, non vedo l'ora di assaggiarla, perché chiaramente ne abbiamo viste tante di pizza, ma questa ha questa particolarità, quindi va assaggiata. Nel frattempo, allora, di poterla assaggiare, io invito il responsabile, il video specialist di Perrella, Gianni Nocera, ad intervenire per darci la sua idea di abbinamento su questa pizza particolare. È importante, perfetto. Pizza che appartiene alla nostra tradizione. Ingredienti semplici ma importanti di gusto, quindi proporrei una birra morbida che bilancia alla perfezione i condimenti della stessa, quindi l'ambrata del Brenta del birrificio Fratelli Perrella. Perfetto, allora avendo avuto modo di vedere veramente questo grande abbinamento, avendo avuto modo di poter vedere un abbinamento... Giuseppe Perrella praticamente interviene, ma ci fa piacere, perché questo è lo spirito di Pizza Show. Pizza Show è in diretta, non è registrata, non è montata. Quello che vedete è la realtà, sono i pizzaioli nella loro versione verace. Questo è importante. Allora, facendo questa situazione, adesso avete visto anche l'intervento di Giuseppe Perrella in diretta. Io vi auguro tutta la felicità e l'opportunità per quella che è la pizzeria Elite, la possibilità. Grazie. Ma in ogni caso vi aspettiamo l'anno prossimo per il Pizza Show 2022 Perrella. Grazie. Napoli, e grazie a Napoli, nella nuova grande sede che sta preparando Giuseppe Perrella. Grazie a voi.